Noi oggi ci troviamo nuovamente dopo altre riunioni del passato per ricordarci quali sono i problemi, gli obblighi che ci competono in quanto professionisti di architettura, che sono stati definiti negli anni passati decreti, da prese di posizione definite del Consiglio Nazionale degli Architetti. È stato formato il cosiddetto Consiglio di Disciplina, che è nominato, cui i componenti sono stati nominati dal Tribunale di Varese. Siamo 15, divisi in 5 collegi, c'è cioè il Consiglio di Disciplina e 5 collegi all'interno che articolano il Consiglio di Disciplina. Quindi a questo punto cominciamo senza perdere più tempo e la parola va al nostro amico, collega architetto Mazzucchelli. Buongiorno a tutti. Il tema della mia presentazione è la professione dell'architetto nel contesto socio-economico attuale e in particolare affronteremo il tema della responsabilità del ruolo di progettista e direttore dei lavori. È un tema per noi abbastanza ostico perché ha molto a che fare con aspetti giurisprudenziali. Noi siamo dei tecnici. Siamo abituati a ragionare su problemi di natura tecnica, ma ahimè qui dobbiamo iniziare a ragionare molto anche con quelli che sono gli orientamenti della giurisprudenza. Nel titolo trovate nuovi orientamenti giurisprudenziali, in realtà vedremo come si tratta più concretamente di una evoluzione di orientamenti giurisprudenziali nei confronti della figura e delle responsabilità che il progettista e il direttore dei lavori hanno all'interno di un cantiere. Vista la complessità del tema, io ho pensato di affrontarlo attraverso la presentazione di una serie di sentenze, prevalentemente sentenze di Cassazione, e quindi di leggere la nostra professione, questo particolare tema, attraverso queste sentenze. Già l'altra volta, l'anno scorso, ho fatto una relazione sul tema delle condizioni dell'architetto nel contesto socio-economico attuale e per molti sono stato catastrofico e non vorrei essere eccessivamente terrorizzante anche in questa presentazione, al punto che magari quelli che mi conoscono poi quando mi vedono si infilano le mani in tasca e fanno gli scongiuri perché porto solo cattive notizie. Alla fine invece ritengo che questo tema possa essere molto molto interessante dagli aspetti diciamo utili anche per la nostra professione. Visto la complessità del tema, accenno subito. Faccio vedere velocemente le fonti, ma vorrei dall'inizio fare dei ringraziamenti particolari all'avvocato Cristina Pozzi, che è qui seduta alla mia destra, che poi farà un intervento guardando lo stesso tema con un taglio più prettamente giuridico, e poi al professor avvocato Alberto Picciau dello studio Sagramoso, Picciau di Milano, per i contributi che mi ha fornito e per le numerose sentenze che mi ha fornito a supporto di questo lavoro. E qual è il tema? Il tema è proprio quello della responsabilità professionale e dei vizi che ha un'opera edile. Con molta chiarezza, le più recenti sentenze esprimono un orientamento che si è consolidato da parte della Corte di Cassazione proprio sul tema della responsabilità professionale della direzione lavori. Quindi guarderemo in faccia molto bene queste sentenze e vedremo come questo orientamento è andato modificandosi e consolidandosi verso una certa interpretazione proprio negli ultimi 10-15 anni. Diciamo subito
però quali sono i vizi dell'opera? Perché noi siamo a volte abituati a ritenere che andiamo in causa o il nostro committente ci può chiamare in causa come direttore dei lavori quando ci sono gravi vizi, però questi gravi vizi o gravi difetti, attenzione, che consistono in quelle alterazioni che in modo apprezzabile riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. È una sentenza di Cassazione che riprende, non vi sto a raccontare la causa, riprende una decisione della Corte di Appello confermandola, Corte di Appello che aveva ritenuto che non fosse possibile distinguere ai fini dell'apprezzamento dei vizi tra quelli inerenti alla struttura e quelli riferibili alle rifiniture. Quindi, attenzione, quei gravi vizi, gravi difetti che noi siamo abituati a considerare gravi, dando alla parola grave un'accezione tipo catastrofico, cioè qualcosa di veramente irrecuperabile, qualcosa di oggettivo, in realtà è molto soggettivo, perché proprio ha a che fare con la normale utilizzazione del bene in relazione alla sua funzione economica e pratica. Quindi anche difetti apparentemente lievi in realtà possono celare difetti ben più gravi e quindi essere poi oggetto evidentemente di contestazione, perizie e quant'altro. E adesso addentriamoci un po' nell'evoluzione di questo orientamento giurisprudenziale, andando a vedere qual era quello che definiamo l'orientamento passato. Lo faccio, come dicevo prima, semplicemente partendo dalle sentenze, quindi leggendo nelle sentenze di Cassazione. Tutti abbiamo in mente quello che diceva la nostra vecchia tariffa professionale sulla figura del direttore lavori e sul ruolo del professionista come prestatore d'opera intellettuale. Teniamo a mente questo concetto. Nel 61 la Cassazione così dice: il progettista risponde verso il committente in base ai principi relativi alla disciplina delle professioni intellettuali. Concetto chiarissimo. La nostra professione fa parte delle professioni intellettuali. Nel 65 la Cassazione dice che l'appaltatore e il professionista rispondono dunque verso il committente sulla base di un diverso titolo. Noi facciamo parte delle professioni intellettuali, l'appaltatore fa un altro mestiere. Da ciò si fa derivare che le due responsabilità non debbono ritenersi solidali. Questa è la cosa che è cambiata in modo assoluto. Lo vedremo dopo. Teniamo fermi un attimo questi concetti e vediamo nel 68 cosa aggiunge la Cassazione. Le responsabilità e le relative sanzioni stanno quindi in concorso non cumulativo né graduale, ma alternativo. Cioè il committente può rivolgersi per l'intero danno contro il solo appaltatore o contro il solo progettista a sua scelta, ma sono alternative. Nel 74 la Corte di Appello di Milano dice: allo stesso modo si atteggia la responsabilità del direttore lavori e quella dell'appaltatore, perché la responsabilità dell'appaltatore, derivando dalla violazione di un contratto di appalto, è alternativamente concorrente e non solidale rispetto a quella che può ascriversi al direttore lavori, derivante dalla violazione di un contratto di prestazione d'opera professionale. Pacifico, cioè voglio dire completamente in linea con quella che può essere la lettura che usualmente diamo o abbiamo dato alla nostra ex tariffa professionale, però che cosa succede in questi ultimi anni? Riprendo qui alcuni temi che ho trattato l'anno scorso. Vi ricordate quello che è successo, che ha toccato tutti, cioè l'abolizione delle tariffe professionali, il decreto legge 24 2012 convertito nella 27 2012,
articolo 9, disposizione sulle professioni regolamentate, comma 1, sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, ma avevamo detto nell'abrogazione della tariffa professionale sta l'abrogazione delle definizioni, quindi la nostra tariffa conteneva delle definizioni, assegnava dei ruoli precisi al progettista, al direttore dei lavori, eccetera, adesso queste definizioni non esistono più. Avevamo detto che c'era la necessità di un contratto diverso, che questo contratto doveva nascere dal codice di consumo, titolo primo dei contratti del consumatore in generale, che conteneva all'articolo 45 le definizioni che dicevano il professionista è il soggetto di cui all'articolo 3,1 lettera C, il quale diceva che il professionista è la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività, e che il contratto di servizi è un qualsiasi contratto diverso da un contratto di vendita in base al quale il professionista, quindi noi, o si impegna a fornire un servizio al consumatore, cioè fornisce o si impegna a fornire un servizio al consumatore e il consumatore paga o si impegna a pagarne il prezzo. Cioè la nostra prestazione da prestazione intellettuale diventa una prestazione di servizi. Nel codice, anche nel nuovo codice dei contratti è ribadito, le progettazioni sono servizi di progettazione, servizi di direzione lavori, quindi è un servizio. Servizio che, come ben detto, deve essere regolamentato da un contratto legato ai rapporti di consumo, e l'articolo 33 del codice del consumo dice incominciava, aveva questo incipit, clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore, per dire che essendo evidentemente contratti a maggior tutela del consumatore bisogna stare attenti a non inserire quelle che gli avvocati chiamano le condizioni leonine, patti leonini, quindi patti di forza che introduce il professionista rispetto al consumatore. Quindi la legge 2349, che era la nostra tariffa professionale, è abolita. Adesso io non so questo quanto ha inciso sugli orientamenti della magistratura, però richiamando l'articolo 17,1 della nostra tariffa professionale, diceva sono esclusi dagli obblighi del professionista, salvo speciali accordi, l'assistenza giornaliera dei lavori. Ricordiamoci questa cosa. All'articolo 19, lettera G, diceva in tema di direzione dei lavori, direzione d'alta sorveglianza dei lavori con visite periodiche nel numero necessario ad esclusivo giudizio del professionista, e il direttore lavori doveva emanare le disposizioni e gli ordini per l'attuazione dell'opera progettata nelle sue varie fasi esecutive, sorvegliandone, non garantendo, sorvegliandone la buona riuscita. Tra sorvegliare e garantire c'è una bella differenza e vedremo dopo quanto pesa questa differenza. Allora, tutta questa definizione, tutto ciò non esiste più. Il fatto che non esista più è stato sancito dall'autorità garante della concorrenza del mercato, che ha portato in linea con quello che dicevamo prima, contenuto nel codice del consumo, a definire l'attività libero professionale, quindi la professione intellettuale, come un'attività economica. Ci sono sentenze della Corte europea che consolidano questo orientamento, e sempre l'autorità garante equipara quindi l'attività dell'architetto all'attività delle imprese, perché come tutte le imprese svolgiamo un'attività economica. Quindi c'è una completa mutazione di quello che è l'orientamento della società nei confronti della figura dell'architetto. Il nostro codice deontologico, dicevamo l'altra volta, pomposamente definisce la figura dell'architetto dando adesso un ruolo essenziale nei processi di trasformazione della città e nei processi di trasformazione della società. In realtà tutto questo
modificarsi della visione sottrae l'architetto dalla professione intellettuale e lo equipara a colui che rende semplicemente un servizio, un'attività imprenditoriale qualunque. Tutto ciò ha molto a che vedere con quello che leggeremo ora. Nel 2004 la Cassazione così statuisce: qualora il danno risentito dal committente di un contratto di appalto sia ascrivibile alle condotte, entrambi sono solidalmente responsabili del danno. Prima alternativo, solidalmente responsabili del danno, a nulla rilevando la diversità dei titoli cui si ricollega la responsabilità. Prima due sfere diverse, adesso la stessa sfera. Con la conseguenza che il danneggiato può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro per il risarcimento dell'intero danno. Evidente, la responsabilità è solidale, mi rivolgo a uno o all'altro per indifferentemente per il risarcimento dell'intero danno. Non c'è più distinzione tra il danno che ha fatto il professionista come prestatore d'opera intellettuale, perché la prestazione d'opera intellettuale non esiste, anche se poi vedremo che di fatto la Cassazione continua ad avere a che fare proprio un nuovo orientamento, nel senso dell'evoluzione di un orientamento, apparentemente non contraddittorio, ma è una forte evoluzione di questo orientamento. È una cosa che quindi ci lascia un attimino perplessi e ci fa aprire gli occhi. Io ho riutilizzato l'immagine del pennato dall'altra volta perché in effetti c'è più di un problema. Più di un problema che nasce anche in altri contesti, cioè, o meglio, in tutti i contesti che riguardano l'attività del direttore lavori. Seguivo 8 giorni fa un corso che mi interessava per altre ragioni, aveva per titolo il contenzioso per vizi e difetti acustici degli edifici. Al tavolo dei relatori era seduto un relatore che era acustica, aveva anche lui di fianco un avvocato come ce l'ho io adesso. Ma la sintesi in tema di responsabilità del ragionamento è questa: in ogni caso va tenuta presente la considerazione della solidarietà tra le figure professionali ed esecutive. Hanno anche loro presentato una serie di sentenze che andavano a dirimere questioni legate a difetti in acustica, e sempre il direttore lavori, il progettista, l'esecutore e talvolta anche il fornitore dei materiali rispondevano in solido dei danni. Andiamo avanti, sempre per capire. Sempre la Cassazione dice, infatti, in tema di contratto di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore lavori, quindi conseguenza dei concorrenti inadempimenti, entrambi rispondono solidalmente dei danni. Cioè, ci parrebbe dire, vabbè, ma però va dimostrato che c'è una concorrenza di comportamento che quindi porta alla realizzazione poi dei vizi, al determinarsi di alcuni vizi. Però dice, essendo sufficiente per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento. Omissione, sapete bene cosa significa. A nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti. E questo l'avevamo già visto anche prima. O violazioni di norme giuridiche diverse. È introdotto anche questo concetto delle omissioni, che vuol dire non aver verificato sufficientemente o aver omesso qualche verifica per leggerezza, per qualsiasi tipo di cosa. Il direttore lavori, per conto del committente, presta un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultati.
cioè la Cassazione cosa dice? Guarda che io riconosco che il professionista svolge una prestazione professionale, te lo dico, e ha un'obbligazione di mezzi e non di risultati, cioè si obbliga coi propri mezzi a raggiungere un obiettivo ma non garantisce il risultato perché il risultato non dipende da lui, ma, e purtroppo qua c'è sempre un ma questo è grosso come una casa, ma essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di particolari e peculiari competenze tecniche, che poi sono quelle che normalmente la società attribuisce al ruolo dell'architetto o del professionista in genere, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si aspetta di conseguire. Poi, la mia professione è una professione intellettuale, un'opera professionale, non ho un'obbligazione, cioè non ho un'obbligazione di risultato, ma ho un'obbligazione di mezzi, ma devo garantire il risultato che il committente preponente si aspetta di conseguire. Onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, sono andato in cantiere tante volte, mi sono fatto vedere, ho visto, fatto, ma alla stregua della diligenza quam in concreto. Poi lo vedremo anche con l'avvocato, questo quam in concreto che ritornerà più di una volta. Cioè devo esperire tutta la mia professionalità su ogni argomento che viene toccato all'interno del cantiere. Ogni argomento. E in effetti rientrano nelle obbligazioni del direttore lavori l'accertamento delle conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, e questo ci mancherebbe altro, quindi devo rispettare il progetto, sia delle modalità di esecuzione dell'opera rispetto al capitolato. Quindi vado in cantiere con un progetto e un capitolato, devo assicurarmi che l'opera venga realizzata come prevede il progetto e con le modalità che sono descritte nel capitolato. E qui però c'è l'altro ma, e o alle regole di buona tecnica. Allora, tutti sanno che le regole di buona tecnica non sono scritte, sono degli usi, delle consuetudini, sono delle norme, ancorché non cogenti, a cui ci si riferisce e che bisogna conoscere, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera e segnalando all'appaltatore tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d'opera. Il direttore lavori deve dunque garantire il risultato di una regolare realizzazione dell'opera. Garantire il risultato di una regolare realizzazione dell'opera. Quindi assomiglia molto a un'obbligazione di risultato piuttosto che a un'obbligazione di mezzi. C'è poi una recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione, perché a questo punto dovremmo chiederci, va bene, ma il direttore lavori come fa a venirne fuori da queste cose, o qual è il ruolo che poi ha effettivamente il direttore lavori? Questa sentenza, che è praticamente dell'altro giorno, perché è del maggio del 2016, dice così, che l'impresa è esente da responsabilità esclusivamente nel caso in cui, ove il committente, edotto di tali carenze ed errori, richieda di dare egualmente esecuzione al progetto o ribadisca le indicazioni, riducendo così l'appaltatore a proprio mero nudus minister, direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico. Cioè l'impresa ne esce da queste situazioni quando dice, guarda, così non si può fare, però tu vuoi che venga fatta così l'opera, quindi io di fatto mi spoglio della mia capacità di impresa, quella che nell'81-2008 si chiede al committente di verificare, cioè di verificare se l'impresa ha le capacità tecnico-professionali ed organizzative per fare il lavoro, quindi spoglio l'impresa
da queste caratteristiche, la riduco a nudus minister, cioè nudo esecutore, mero esecutore delle mie volontà, quella esegue un'opera, ne nasce un vizio o un difetto, evidentemente non posso chiedere nulla. Ma vale anche per il direttore lavori questa cosa qui? Cioè, quante volte vi è capitato che il committente vi ha chiesto fai quella roba lì? No, non si può fare, falla lo stesso. In questo caso ne usciamo? No che non ne usciamo. Perché nella sentenza che abbiamo citato prima si esclude che questo principio dell'esclusione di responsabilità per danni in caso di soggetto ridotto a mero esecutore, quindi il mutus minister di prima, si possa estendere anche alla figura del direttore dei lavori. Perché? Perché il direttore lavori, per le sue peculiari capacità tecniche, quelle che la società ci riconosce, che il nostro codice deontologico abbiamo pomposamente riproposto, dice che abbiamo precisi doveri di vigilanza correlati alle particolari diligenza che mi è richiesta. Cioè noi sostanzialmente costruiamo pezzi di città che sono gli edifici e dobbiamo garantire che questi edifici siano sicuri per la gente che vi abita. Quindi la nostra responsabilità è decisamente maggiore perché abbiamo l'obbligo, perché ne abbiamo le capacità tecniche che sono capacità che ci vengono normalmente riconosciute. Attenzione a questo normalmente, cioè non è una questione di avere delle capacità particolari, sono le normali capacità che vengono riconosciute a un tecnico, come nel nostro caso laureato. Ragionare diversamente vuol dire negare in radice la figura del direttore lavori. Quindi ecco qua che è compiuto il nuovo orientamento della Corte di Cassazione. Cioè, è un po' come dire, non possiamo dire di non sapere. Quindi il nostro comportamento deve essere necessariamente diverso. E per capirlo alla fine ancora più concretamente, vediamo un attimo che cosa dovremmo fare sempre secondo la Cassazione. Noi come direttore lavori dovremmo, abbiamo detto, accertare le conformità dell'opera al progetto, al capitolato, alle regole della tecnica, per cui i verbi che dobbiamo tenere presente sono vigilare, impartire, controllare. Controllare che l'appaltatore poi ottemperi a quello che noi abbiamo detto, che il tutto sia poi porti come conseguenza la realizzazione di un'opera secondo i desideri del committente. E allora vediamo poi un pochettino più nel concreto quali possono essere i compiti del direttore lavori. Io qui ho aggiunto se designato, perché ricordiamoci che la figura del direttore lavori non è tu cura un obbligo di legge. Il direttore lavori, poi lo vedremo col collega Kamisaska, è nominato come obbligo di legge in particolari situazioni. Quindi non è detto che sempre ci sia. Vigilare. Vigilare significa svolgere accertamenti durante l'esecuzione dei lavori. Guardate questo se non sembra il richiamo alla nostra norma abrogata, pur non richiedendo la presenza continua giornaliera sul cantiere. Cioè la Cassazione nel 2012 dice guarda che tu comunque non devi andare tutti i giorni nel cantiere, cioè non devi essere presente, però devi vigilare, verificando che siano osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali e rispetto al progetto. Cioè tu nel vigilare devi mettere in campo una serie di iniziative e devi dimostrare di averle messe in campo che ti fanno andare in cantiere nei momenti topici del cantiere per verificare anche a campione, ma verificare l'attuazione e la realizzazione del progetto, l'attuazione dell'opera e la messa in opera di materiali, soprattutto se particolari materiali. Impartire. Quindi quando vado in cantiere devo impartire disposizioni a riguardo dei lavori che si stanno svolgendo, ma mi devo ricordare che quando impartisco queste segnalazioni devo scrivere al committente e devo correggere eventuali errori o manchevolezze progettuali. E questo è un altro bel compito, cioè
Quando io faccio il direttore lavori e vado in un cantiere e mi accorgo che qualcosa non funziona nel progetto, uno, lo devo dire al committente, due, devo fare in modo che qualcuno, o io o qualcun altro, metta mano a queste mancanze, perché altrimenti ne rispondo. Quindi se penso di andare in cantiere e risolvere a regia determinate situazioni, se mi va bene, mi è andata bene, se mi va male, ci rimetto e vengo chiamato come responsabile di questa cosa, anche se il progetto non è mio. Ma vengo chiamato come responsabile perché io non ho fatto, tra virgolette, la validazione del progetto. Allora, se il progetto è di un altro, magari la faccio, ma se il progetto è mio? Quindi il nostro ruolo è assai complesso da questo punto di vista. Controllare, che cosa vuol dire? Una volta che ho vigilato, ho impartito le istruzioni, controllare significa accertare che le istruzioni che vi ho impartito poi vengano realizzate, in difetto sempre riferire al committente, perché purtroppo l'unico modo che ha il direttore lavori di uscirne, l'unico modo, oltre a vigilare, impartire e controllare, è rimettere l'incarico. Cioè, per scindere il proprio profilo di responsabilità da quello dell'appaltatore, devo tempestivamente e formalmente sospendere i lavori e, se necessario, formale rinuncia all'incarico. Noi siamo abituati ad andare in cantiere e siamo sempre in cantiere un po'... stiamo sempre tra l'incudine e il martello, cioè cerchiamo sempre di mediare, a volte insomma ci sono molti contrasti apparentemente che poi nascono da quisquiglie tra il committente e l'appaltatore, cerchiamo di mediare, trovare delle soluzioni, attenzione che se poi andiamo in contenzioso ci rimettiamo, perché l'unico modo che abbiamo per scindere il profilo di responsabilità è proprio quello di dire fermo i lavori. Che è un po' come succede con l'81-2008, quando vediamo che in cantiere qualcosa non va, io che cosa dovrei fare? Dovrei scrivere al mio committente e dire guarda che l'impresa la cacci come coordinatore. E quando succede? Quasi mai. Quindi vediamo un po' adesso operativamente come dovrebbe essere fatto, alla luce di tutto quello che ci siamo detti, l'incarico di direttore dei lavori, distinguendo i due profili pubblico e privato. Del pubblico vi dico subito che non mi occupo e non ci occupiamo, perché esiste una normativa precisa. Se volete leggervi le cose più recenti, recentissime, andate sul sito dell'ANAC. Cantone ha appena emanato le linee guida attuative del nuovo codice appalti, documento di consultazione, quindi ha inviato a tutte, diciamo, le parti sociali interessate questo documento di consultazione per ricevere i pareri, che si intitola il direttore lavori, modalità di svolgimento delle funzioni di direzione, controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto. Quindi su qui c'è tutto quello che è all'interno di un appalto pubblico la figura del direttore lavori. Ma nel privato che cosa succede? Allora, nel privato è il contenuto dell'incarico la norma che regola i rapporti tra noi e il committente, e quindi dobbiamo scriverlo con attenzione. Vediamo un attimo questo direttore lavori sentenza della Cassazione, se attraverso appunto queste sentenze riusciamo a trovare qualche indicazione. In questa sentenza del 2015, quindi l'altro ieri, troviamo sicuramente qualche indicazione. Dice: il direttore dei lavori, nell'accettare l'incarico, vi dico che questa, poi per le parole che leggeremo, ci sembra che non ci tocchi, ma in realtà lo vedremo poi dopo, ci tocca in modo importante. Il direttore lavori, nell'accettare l'incarico, deve poter garantire al committente quantomeno una tale capacità di supervisione e di controllo anche sulla corretta esecuzione degli elementi portanti. Vabbè, questa era una causa dove un'impresa e un tecnico, che era un geometra come direttore lavori,
sono stati in solito a risarcire una cifra apparente di 416 mila euro a committente che aveva costruito una villetta che aveva poi dei danni strutturali, cioè dei vizi che si erano manifestati all'inizio come vizi di finitura, ma poi nascondevano dei vizi strutturali importanti. È stato condannato a risarcimento proprio per questa cosa qui. Pur essendo geometra e nella difesa il geometra ha detto, ma io sono geometra, il direttore lavori delle opere strutturali c'è per legge, è un ingegnere, quindi io che c'entro? La Corte di Cassazione dice no, una tale capacità di supervisione, quantomeno una tale capacità di supervisione e di controllo anche sulla corretta esecuzione degli elementi portanti. Per estensione questo vuol dire che tutte le volte che noi abbiamo un cantiere, quante volte a ognuno di voi sarà capitato di dirigere i lavori di una villetta dove ci sono dentro impianti elettrici, termomeccanici, eccetera, e non c'è il progettista degli impianti elettrici, non c'è il progettista degli impianti termomeccanici, ma è l'idraulico, sono l'idraulico e l'elettricista che si sono un po' arrangiati a fare le cose. E il direttore lavori generale alla fine siamo noi, no? E quindi dice, ecco. Quantomeno una tale capacità di supervisione, di controllo anche su cose che non ci competono, apparentemente non ci competono. Qualora una tale capacità, continua la sentenza, non abbia o non possa esercitare, cioè il direttore lavori, qualora non abbia tale capacità o non la possa esercitare, è tenuto ad astenersi dall'accettare l'incarico. O, e questa è l'indicazione che ci serve, a delimitare specificamente dall'origine, quindi fin dalla scrittura dell'incarico, le prestazioni promesse e le sue conseguenti responsabilità in relazione alle sue effettive competenze. Ce lo dice anche il nostro codice deontologico questo, che non possiamo assumere incarichi se non siamo in grado di assumerli, sia sotto il profilo tecnico che anche o semplicemente sotto il profilo dell'impegno, siamo magari troppo impegnati, siamo oberati dal lavoro, non possiamo assumere l'incarico. E quindi questo cosa vuol dire individuare i limiti dell'incarico? Vuol dire definire con molta chiarezza, quali sono i compiti e le responsabilità che andremo ad assumere ed eventualmente all'interno di questo incarico dovremo andare a nominare, indicare, mettendoci nome e cognome, quelle figure professionali specifiche che intendiamo chiamare insieme a noi ad effettuare la direzione lavori, quindi distribuendo di fatto la nostra responsabilità su altri soggetti. Vediamo adesso che cosa dovremmo spuntare per fare un incarico di direzione lavori. C'è una parte obbligatoria, cioè dove obbligatoriamente potremmo essere chiamati a fare la direzione lavori, qui vado in fretta perché poi il collega Camisasca sarà molto più preciso su queste cose, cioè se io sottoscrivo una DL, cioè come direttore lavori, la SCIA o la DIA, o asseverazioni di pratiche edilizie, facciamo solo attenzione che mi porto dietro le responsabilità penali, ma come dicevo di questo ci parlerà il collega. Devo stare attento se sottoscrivo la direzione lavori come direttore lavori di opere in cemento armato, e questo è l'unico obbligo che abbiamo dal DPR 380, quindi l'obbligo di nomina c'è per le strutture in cemento armato, articolo 64,3. Devo dire poi se faccio o no la validazione del progetto e la verifica della fattibilità tecnica dell'opera. Ricordate il cenno che abbiamo fatto poco fa. Se il progetto è di un altro, è meglio che questa verifica la faccia ed abbia un esito formale. Se il progetto è mio, ugualmente devo avere l'umiltà e la modestia di riprendere il mio progetto e di verificare se effettivamente è tutto a posto ed è tutto in ordine. Devo dire se farò o no il controllo e l'accettazione dei materiali. Può essere che seguiamo un progetto dove è prevista l'utilizzazione di specifici materiali e quindi attenzione che se
Poi il risultato non è quello che vuole il committente per l'applicazione di questi materiali, va a finire che ne rispondo e quindi devo dire se faccio o no questo tipo di attività. Devo dire se faccio la verifica, anzi questo sono obbligato a farlo e quindi dovrò trovare il modo di articolare quali sono le azioni attraverso cui io farò questa cosa, verifica della corretta esecuzione delle opere rispetto al contratto d'appalto, rispetto alla normativa di settore, rispetto alle regole dell'arte. Cioè devo dire come ho intenzione di organizzare i miei sopralluoghi all'interno del cantiere, quando vado in cantiere con chi devo interloquire. Quindi se voglio che tutte le volte che io arrivo in cantiere ci sia il preposto dell'impresa o il direttore tecnico dell'impresa piuttosto che il titolare dell'impresa, se è un'impresa artigiana, ma attenzione che se parlo solo col muratore, col manovale o il suo appaltatore, rischio che tutto quello che dico poi mi si ritorce contro, cioè nel senso che non riesco a dimostrare di aver parlato con la persona giusta che poi può applicare tutto ciò che io sono andato a dire in cantiere. Devo dire se mi servono o no delle figure specifiche, come dicevamo prima. Mi serve il geologo per la direzione dei lavori delle opere di sottofondazione? Mi serve un tecnico in acustica per la direzione dei lavori delle opere di isolamento acustico? Premesso che le opere di isolamento acustico qualcuno le deve progettare e con particolare riferimento alle opere di isolamento acustico un conto è progettarle e quindi applicare alla fine quei valori di isolamento acustico che sono contenuti nelle schede dei prodotti e un conto è fare in modo che questi valori siano verificati anche in opera. Qui veramente tra il dire e il fare c'è di mezzo al mare. Mi serve un ingegnere o un perito per la direzione dei lavori delle opere impiantistiche? Attenzione che oggi l'impiantistica è via via più complessa e quindi gli errori di valutazione o di semplice posizionamento, come vedremo poi, di particolari impianti possono condurre a vizi gravi e quindi a richieste di risarcimento dei danni. Devo dire se eseguirò o no la liquidazione dei lavori eseguiti dall'appaltatore. Attenzione che quando liquido i lavori li pago, sostanzialmente dico che i lavori vanno bene, sono fatti bene. Verifiche, devo dire se faccio o no delle verifiche funzionali e dei collaudi sia in corso d'opera sia finali per l'accettazione delle opere. Faccio un esempio l'acustica, faccio un altro esempio le questioni di natura di isolamento energetico, di tenuta all'aria di un fabbricato piuttosto che di altro. Devo dire quindi come faccio a garantire il perfetto compimento del risultato atteso dal committente relativamente agli obblighi assunti e sono queste le responsabilità extracontrattuali di cui poi farà cenno l'avvocato. In sostanza è un lavoro, come dicevamo anche l'altra volta, fare un disciplinare d'incarico, è un lavoro fare un disciplinare d'incarico per la direzione dei lavori di un appalto privato, ma soprattutto introduce una serie di elementi di costo che magari non sempre il nostro committente sarà disposto a sostenere, perché le prove in corso d'opera, i collaudi, cioè pensate un po' all'acustica, dove la norma richiede, e alcuni comuni già lo applicano, il rilascio dell'agibilità è legato alla dimostrazione dei requisiti acustici che sono posti in progetto. Il comune di Milano, se vi capita, fate un cambio di destinazione d'uso qualsiasi, vi chiede la valutazione del clima acustico. Qualsiasi cambio di destinazione d'uso verso la residenza, valutazione del clima acustico. Quindi questo non è che vuol dire che non si può fare niente, no, si può fare, bisogna dimostrare e attenzione che se intervengo su un componente devo dimostrare che quel componente ha i requisiti che oggi richiede la norma. Quindi capite bene che il direttore lavori rischia di diventare, se da solo, veramente un tuttologo. E quindi c'è bisogno di un aggiornamento professionale costante,
a 360 gradi, cioè è necessario su ogni cosa sapere un pochettino di tutto, quantomeno sapere dove devo andare a prendere le figure che mi servono per risolvere determinati problemi. E poi ho aggiunto questo, l'assicurazione, non per pubblicizzare i colleghi o la compagnia di assicurazione che sta fuori, ma semplicemente per dire, e diciamo questa cosa l'ho trovata su un articolo e mi ha dato molto da pensare, che è necessario, siamo obbligati dal 2013 a stipulare come progettista e come direttore lavori una idonea polizza assicurativa che abbia una retroattività. E la retroattività serve perché poi vedremo, e ve lo dirà l'avvocato, come insomma, da quando uno può dichiarare di avere nel proprio fabbricato le vizie e i difetti, perché noi siamo abituati a pensare a 10 anni da quando gli abbiamo consegnato l'opera, ma attenzione che non è realmente così. E non è neanche dal manifestarsi dei difetti, ma è da quando io ho contezza dei difetti. Quindi io posso far fare una perizia un bel po' dopo che mi dice guarda, questi difetti sono in realtà importanti perché c'è questo, quest'altro problema. Quello è il momento in cui io mi accorgo dei difetti e questo è statuito dalla Cassazione. Quindi a volte 10 anni non sono affatto sufficienti. Per questo dico 10 anni e speriamo che vada bene. L'articolista da cui ho tratto questo pezzo diceva retroattività illimitata. La retroattività illimitata mi pare che abbia un costo importante. Ricordiamoci che oggi il primo effetto dell'abrogazione delle tariffe professionali è stato l'abrogazione dei minimi e quindi siamo in un campo, qui non vado a riprendere i ragionamenti che ho fatto l'anno scorso, ma di concorrenza spietata, di costi al ribasso, quindi l'assicurazione è però un costo obbligatorio. Quindi una polizza assicurativa con retroattività che copre eventuali errori dall'inizio dell'attività libera professionale. Tale copertura, appunto ben detto, obbligatoria dal 2013, però attenzione, cesso l'attività. Che cosa succede? Cioè sono tiro finalmente un respiro di sollievo? No. No, perché? Perché può essere che io cesso l'attività, fra un paio d'anni si manifesta in un edificio che ho progettato un vizio, non è che non mi vengono a prendere perché sto, non so, in qualche isoletta a prendere il sole, no, mi vengono a prendere perché rimango responsabile, perché l'accertamento del vizio è avvenuto dopo. E quindi dovrei fare, una volta che sono andato in pensione, una polizza che abbia una postuma. Quindi sostanzialmente non abbiamo altra scelta che, se smettiamo la professione, smetterla per andare al cimitero. Al mio paese dicono il via 26 agosto al 26, che è il numero civico del cimitero. Cioè la nostra professione è una professione a vita sostanzialmente. Una volta le professioni intellettuali erano quelle che ti tenevano in vita. Platone è morto a 84 anni perché è quando l'età media della vita non superava i 40, no? E lui sostanzialmente si diceva che questa lunga vita derivava dal mantenere attivo l'intelletto. Quindi noi, vabbè, non andremo mai in pensione tanto. Allora, qui i motivi della decisione dicono la causa può essere decisa muovendo dalle conclusioni della CTU, occhio che il CTU in tutte queste cose ha un ruolo fondamentale. E deve essere, ahimè, o fortunatamente, non lo so, una persona altamente preparata e qualificata. Quindi dice, si aderisce alle conclusioni della CTU, svolta con motivazione convincente, pienamente condivisibile, quindi prendono il progettista, che è uno studio di termotecnici. Responsabile però è anche l'installatore e l'appaltatore. Perché? Perché hanno convalidato una scelta, cioè consapevoli di questi fatti, loro hanno detto, vabbè, io vendo, cioè me lo dici tu, magari ti ho detto che è sbagliato, però siccome lo dici tu, sei tu il professionista, vuoi se la vuoi, io te la do. Però non è il nudus minister di prima, dentro anche loro. Addirittura anche il fornitore,
Perché? Perché il fornitore, anche lui, è stato chiamato dall'installatore e gli ha detto: oh, vieni a vedere che la tua macchina non funziona. Questo è andato, ha detto: sì, vabbè, ok, c'è qualche problema, però non ti ho detto, guarda, la devi togliere, non va bene, cioè non ti ho scritto, hai sbagliato, c'è un errore di progettazione, c'è un errore di posizionamento, quindi dentro anche lui. Infine, responsabile pure il direttore dei lavori, l'architetto che dicevamo prima. E che c'entra l'architetto che dicevamo prima? Per non aver sollevato eccezione di sorta al momento in cui aver fornito indicazioni sulla collocazione delle macchine esterne in siti incompatibili ad un corretto funzionamento delle macchine. Cioè vuol dire che qualcuno non ha spiegato all'architetto direttore lavori che lì quelle macchine non ci potevano stare. Lei si è sicuramente fidata del progettista che aveva fatto il progetto, dell'installatore, del fornitore che aveva fornito le macchine, dell'installatore che le avevano installate, ed è stata chiamata in causa e alla fine è stata condannata. Il corpus normativo che la Cassazione ha messo lì, quindi questo orientamento interpretativo, è realmente corposo e significativo. E quindi in solido con progettista ed appaltatore deve rispondere anche il direttore dei lavori. Si osserva che il direttore dei lavori risponde nei confronti del committente non solo nel caso in cui i vizi derivino dal mancato rispetto del progetto, posto che tra gli obblighi del direttore dei lavori vi è quello di riscontrare la progressiva conformità dell'opera al progetto, ma anche nel caso i vizi derivino da carenze progettuali. Non l'ha fatto lei il progetto, l'ha fatto un altro. Ferma ovviamente la responsabilità del progettista, cioè prendo anche il progettista, e dell'appaltatore, che prendo pure lui. Cioè le regole della tecnica che lei non conosceva l'hanno fregata, detto in altre parole. Quindi una sentenza che distribuisce anche i pesi, tutto in solido, quindi vuol dire che se non paga uno paga l'altro. Attenzione, qui sono 30.000 euro, nella causa che vi citavo prima erano 416, c'è un bel che di differenza. Detto questo, io concludo davvero e lascio la parola all'avvocato Pozzi, grazie. Buongiorno a tutti, io sono l'avvocato Cristina Pozzi e ringrazio sia l'Ordine degli Architetti di Varese che il Consiglio di Disciplina per l'invito e soprattutto l'architetto Mazzucchelli che mi ha dato questa possibilità. Io oggi, continuando il suo lavoro, volevo dare una visione differente della responsabilità del direttore dei lavori sia alla luce dei nuovi orientamenti giurisprudenziali che dare proprio un excursus, anche se voi credo lo sappiate più di me, di chi è il direttore dei lavori, dei suoi compiti, eccetera. Iniziando appunto col dire chi è il direttore dei lavori, cioè chi è questa figura, che è una figura professionale scelta dal committente in base alle opere da eseguire e al titolo professionale richiesto dalle normative vigenti per l'esecuzione di tali opere, con lo scopo di seguire l'esecuzione delle stesse. Quindi già vediamo come il direttore dei lavori sia una figura scelta dalla committenza, quindi ove viene riposta una fiducia particolare per l'esecuzione di una determinata opera. Proprio per questo, infatti, l'incarico è un incarico fiduciario per gli aspetti di carattere tecnico e pratico, quindi la committenza generalmente si affida ad un soggetto che abbia una determinata preparazione, che magari già conosce, dal quale ha avuto anche il nominativo da altri soggetti, perché è preparato, perché è comunque attento anche in cantiere nell'esecuzione delle opere, che deve prestare un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi. Come dicevamo prima, lui non deve giungere ad un determinato risultato, ma deve avviare tutto un percorso per raggiungere il completamento dell'opera, anche se vedremo, come aveva anticipato l'architetto Mazzucchelli, che non è esattamente così, perché sulla base proprio della fiducia che il committente ripone nel direttore dei lavori, che il direttore deve giungere a compiere un'opera che sia corrispondente all'appalto, quindi corrispondente a quanto previsto, e che durante l'esecuzione di quest'opera la ditta appaltatrice piuttosto che le varie subappaltatrici eseguano perfettamente tutte le opere che devono essere eseguite.
Quindi per avere comunque questo incarico, quali competenze deve avere? Deve avere delle competenze tecniche, da cui deriva comunque la laurea, i vari corsi professionali, risorse intellettive e soluzioni equilibrate per l'esecuzione del progetto secondo i contenuti in esso previsti. Soluzioni equilibrate perché? Perché magari sorgono comunque delle contestazioni durante l'esecuzione dell'opera con le appaltatrici, con le società subappaltatrici, e quindi il direttore dei lavori deve riuscire ad arrivare ad una quadra, quindi riuscire a mettere comunque d'accordo il committente che vuole esattamente quell'opera e la ditta appaltatrice che magari durante l'esecuzione dei lavori ritiene che determinate opere non possano essere fatte in quel modo, devono subire per forza delle variazioni. Compito del direttore dei lavori è proprio quindi quello di cercare di raggiungere un equilibrio tra il committente, suo fiduciario col quale ha stipulato anche appunto un'intesa, un contratto, e la società appaltatrice. Come è normata la figura, cioè come è disciplinata? Già esiste un regio decreto del 1895, il quale diceva: regolamento per la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori dello Stato. Prevedeva quindi già nel 1895 una responsabilità del direttore dei lavori per l'accettazione dei materiali, la verifica della buona e puntuale esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali e agli ordini dell'ingegnere capo. Anche se, quindi qui vediamo come era già disciplinata la figura del direttore dei lavori, ma sopra, diciamo, al direttore dei lavori esisteva questo ingegnere capo. E infatti l'articolo 6, sempre del medesimo decreto, diceva che è l'ingegnere capo a designare il direttore dei lavori, quindi c'era una piccola differenza. Se oggi è scelto dal committente, all'epoca veniva scelto dall'ingegnere capo, che invece era quello che veniva scelto dalla committenza. Oggi è disciplinato, diciamo, viene ripreso dal DPR 380 del 2001, l'articolo 29, che recepisce la vecchia legge dell'85, la quale dice che il direttore dei lavori è responsabile se non contesta agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni della CEE, fornendo al sindaco contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa, e se in caso di tale difformità non rinuncia all'incarico. Quindi qua vediamo che è il direttore dei lavori, diciamo, nella parte del pubblico. E però da qua emerge subito il dovere del direttore dei lavori di impartire delle direttive e di addirittura arrivare alla rinuncia dell'incarico in cui vi siano delle violazioni. Quindi quali sono gli obblighi, diciamo, del direttore lavori? Cosa deve adempiere durante il suo incarico? Deve valutare la conformità delle opere alle normative vigenti, quindi tramite la validazione del progetto, sia esso redatto dallo stesso direttore lavori, ovvero da un altro soggetto, quindi sempre comunque vigilare, e poi vigilare sulla corretta modalità di esecuzione delle opere. Quindi essere presente, come avevo anticipato prima, non sempre costantemente in cantiere, ma una presenza tale da far sì che la riesca a giungere al compimento del progetto esattamente come previsto dal contratto di appalto. E quindi queste obbligazioni cosa portano? A verificare che il progetto sia fattibile e regolare, quindi secondo le norme della tecnica, secondo la normativa vigente, così come previsto. Quindi nella specifica cosa vuol dire valutare la conformità delle opere alle normative vigenti? Vuol dire controllare e supervisionare il progetto, vidimare eventuali modifiche tecniche migliorative del progetto, perché il direttore dei lavori potrebbe anche accorgersi che il progetto potrebbe essere migliorato in alcune sue parti. Ovviamente questo lo potrà fare, ma non di sua iniziativa, lo potrà fare solo se verrà questa modifica approvata dalla committenza. Quindi eventualmente, se ritiene di dover fare delle modifiche, dovrà comunicarlo preventivamente alla committenza con modalità scritte, quindi si preferisce a mezzo PEC oggi, ovvero la raccomandata, comunque la PEC è molto più immediata, o comunque con anche a mezzo fax si ritiene, ma non la mail normale, perché in quel caso non c'è la verifica del fatto che alla committenza sia arrivata o meno la mail stessa. Il rilievo di eventuali anomalie: durante la verifica del progetto mi accorgo che ci sono delle anomalie
e in questo caso il direttore deve sempre segnalarlo alla committenza, proprio per evitare un domani, in caso di giudizio, di essere ritenuto responsabile di eventuali anomalie, vizi o difetti dell'opera derivanti da un progetto che non era stato controllato e supervisionato in maniera corretta. Mentre vigilare sulla corretta modalità di esecuzione delle opere è appunto la presenza in cantiere, anche se non è obbligatoria la presenza quotidiana, anche perché il direttore dei lavori ha anche degli altri compiti, deve seguire ad esempio il suo studio e quindi non potrebbe comunque essere presente in tutti i cantieri che magari contemporaneamente sta seguendo. Controllare la conformità al capitolato e alle regole della tecnica delle opere in itinere, quindi è vero, il direttore lavori non deve essere in cantiere tutti i giorni, ma deve comunque essere comunque costantemente informato delle modalità in cui vengono eseguite le opere e quindi verificare che queste, durante il corso della loro costruzione, siano conformi al capitolato. Deve redigere i verbali di riunione e gli ordini di servizio nel momento in cui ci sia qualche discussione, qualche lamentela da parte dell'appaltatore, dei vari subappaltatori, verbali di riunione che generalmente si tengono a cadenza quasi regolare con tutti gli altri soggetti che sono presenti in cantiere, ed è una modalità attraverso la quale il direttore dei lavori può costantemente essere aggiornato della prosecuzione dell'opera. Il rilascio dei certificati nel momento in cui viene compiuta l'opera, sempre attenzione, rilasciato nel momento in cui il direttore abbia verificato la mancanza, l'esistenza dei vizi e dei difetti. Adozione di accorgimenti tecnici per le costruzioni dell'opera senza i vizi e difetti, quindi sempre anche qua un controllo, la vigilanza, anche coadiuvato da vari coordinatori, anche figure magari anche lui delegate, ma anche in questo caso il delegato, se non espressamente previsto dall'incarico, non sgraverà dalla responsabilità il direttore dei lavori. Quindi è vero che lui può avere anche dei collaboratori che lo possono aiutare all'interno del cantiere, però attenzione che se non sono esattamente normati la responsabilità rimane in capo al direttore dei lavori. E proprio c'è una Cassazione appunto recentissima del 2016 che diciamo riassume quanto la normativa prevede. E quindi costituisce obbligazione del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e o alle regole della tecnica, e pertanto egli non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni a riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore ed in difetto riferirne al committente. Quindi è proprio la Cassazione che in un caso proprio recentissimo ha stabilito appunto che il direttore dei lavori deve costantemente quindi controllare cosa dice il progetto e cosa nella realtà l'impresa appaltatrice sta eseguendo. Nel momento in cui trova che ci sono delle violazioni, ci sono delle opere che non sono esattamente previste dal contratto, deve fermare i lavori e deve sempre darne tempestiva comunicazione al committente. Se poi il committente invece va bene, e anche qui però la risposta alla committenza deve essere scritta, perché altrimenti verbalmente quel giorno, in quel determinato periodo, alla committenza potrebbe andar bene, un domani invece all'insorgere dei vizi e dei difetti dice io non avevo mai dato il consenso comunque a proseguire piuttosto che alla modifica, e quindi il direttore dei lavori si troverebbe comunque in difficoltà. Quindi da un lato cosa abbiamo? Abbiamo visto che il direttore dei lavori è una di fiducia della committenza, ma dall'altra parte il direttore dei lavori è l'interlocutore esclusivo dell'appaltatore in cantiere. Quindi l'appaltatore, ogni volta che vi siano delle anomalie, abbia qualcosa da ridire circa l'esecuzione dei lavori, deve interfacciarsi con il direttore dei lavori. Quando sussiste quindi la responsabilità del direttore dei lavori e quando può essere chiesto il risarcimento del danno? Allora abbiamo una responsabilità che si suddivide in via macroscopica in una responsabilità civile e in una responsabilità penale. Vediamo come da prima sia la giurisprudenza che le norme, quindi il codice civile e gli autori diciamo più autorevoli della dottrina,
prevedevano una differenza tra una responsabilità contrattuale, che è quella che sussiste tra il direttore dei lavori e il committente, proprio perché esiste un incarico scritto tra di loro, e dall'altra parte una responsabilità extracontrattuale nei confronti dei soggetti terzi, quindi che possono essere anche coloro che andranno ad acquistare un appartamento, l'opera, ovvero anche nei confronti dell'appaltatore. E poi abbiamo una responsabilità penale nel caso in cui vi sia una contestazione di un reato, oppure ai sensi del decreto legislativo 81-2008 per quanto riguarda la sicurezza in cantiere, quindi con la nomina dei coordinatori. Per quanto riguarda oggi, che è molto sentito sempre dalla giurisprudenza, il rischio specifico dell'ambiente di lavoro cantiere, dove vengono molto spesso contestati delle anomalie per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori, la sicurezza di coloro che accedono con dei pass particolari al cantiere, e quindi in questo caso il direttore dei lavori deve verificare comunque che vi siano tutte le tutele previste dalla norma, quindi per la sicurezza in cantiere, per evitare di poi rispondere penalmente di eventuali situazioni che andrebbero a crearsi senza arrivare poi comunque ad un reato abbastanza grave, ma comunque la contestazione anche da parte delle ex ASL ormai è molto all'ordine del giorno. Questa responsabilità quindi si suddivide in mancato rispetto del progetto in fase esecutiva, e quindi qui abbiamo la responsabilità contrattuale nei confronti del committente, quindi abbiamo il contratto che sussiste tra il committente e il direttore dei lavori, c'è un progetto e il progetto non viene rispettato, quindi il direttore dei lavori risponde sia per cause imputabili all'impresa, perché è l'impresa che non ha esattamente eseguito quanto previsto, ma il direttore dei lavori non si è neanche premurato di fare una segnalazione al committente. Oppure vi sono stati dei casi in cui c'è stata la decisione unilaterale del direttore dei lavori di modificare il progetto senza il consenso del committente. In questi casi ci sono stati poi dei vizi e difetti dell'opera, e quindi il committente ha chiamato in causa sia l'appaltatore che poi in via di rivalsa, e quindi anche come chiamato in causa del terzo, ha chiamato appunto il direttore dei lavori. Oppure vi sono proprio i vizi e difetti dell'opera, anche non gravi, quindi una responsabilità extracontrattuale nei confronti dei terzi, perché i terzi non hanno un contratto, quindi non hanno una direttamente con il direttore dei lavori un contratto, ma comunque sussiste una sua responsabilità, che è proprio quella in generale dell'articolo 2043 del Codice Civile, dove se uno causa un danno deve risarcire colui che l'ha subito. E in questo caso, per quanto riguarda l'appalto, abbiamo l'articolo 1669, ovvero un intervento per assicurare la conformità dell'esecuzione al progetto e la regola d'arte. L'articolo 1669 parla proprio della rovina dell'edificio, quindi che arriva addirittura a parlare del crollo dell'edificio, quindi sussiste una responsabilità decennale poi vedremo appunto il decennale cosa vuol dire, per quanto riguarda il direttore dei lavori. Quindi da chi potrebbe essere chiamato in causa il direttore dei lavori? Dall'appaltatore, perché dice: io vengo chiamato in causa alla committenza perché ci sono delle violazioni, ma chiamo in causa, quindi l'appaltatore chiamato in causa fa la cosiddetta chiamata del terzo, quindi chiede l'autorizzazione al giudice di chiamare in causa anche il direttore dei lavori, e quindi risponderanno in caso di condanna in via solidale, ovvero in via di rivalsa. Cosa vuol dire? Che nel caso in cui la causa venga instaurata sia nei confronti dell'appaltatore che nei confronti del direttore dei lavori, e il risarcimento del danno venga per qualsiasi causa pagato immediatamente solo dall'impresa, ma vi sia anche una condanna del direttore dei lavori, l'impresa potrà rivalersi sul direttore dei lavori. Può essere chiamato direttamente dal committente, anche in questo caso in via solidale con l'appaltatore, perché ci sono i vizi e difetti dell'opera nell'esecuzione dell'opera stessa, o in via esclusiva, quando non vi sia un'aderenza dell'opera al progetto, non vi siano i vizi e difetti nell'opera, ma comunque l'opera realizzata non è esattamente conforme a quanto previsto dal progetto. Al committente non piace, e quindi lui tenta la causa, poi anche lì sarà comunque l'accertamento tecnico, sarà il giudice a valutare se sussistono gli estremi per la responsabilità. E poi anche dal terzo acquirente.
del bene immobile, anche se qua diciamo in rari casi, ovvero diciamo che il terzo acquirente chiama in causa generalmente o l'appaltatore direttamente per i vizi e difetti dell'opera e quindi poi questo in via solidale e anche per evitare di essere condannato in via unilaterale chiama il direttore dei lavori, oppure il terzo acquirente diciamo in caso di contestazione di un reato nei confronti del direttore dei lavori si costituisce parte civile all'interno del procedimento penale. Quanto tempo ha l'appaltatore, il committente o il terzo acquirente per far valere il proprio diritto? Allora abbiamo i tempi per far valere la responsabilità e azionare il diritto in giudizio. Quindi abbiamo, diciamo, una differenza tra la responsabilità contrattuale e la responsabilità extracontrattuale, ma questo è, diciamo, solo in astratto e poi a brevissimo vediamo perché. La responsabilità contrattuale, abbiamo detto, è quella che intercorre tra committente, direzione lavori, quindi attinente all'esecuzione del contratto, responsabilità extracontrattuale, quindi costruzione dell'opera, denuncia entro un anno del vizio della scoperta, dice l'articolo 1669, che configura, sempre secondo l'orientamento della giurisprudenza, una responsabilità extracontrattuale di ordine pubblico, cioè una tutela generale dell'ordine pubblico e delle persone che andranno un giorno, ad esempio, ad abitare all'interno di quell'opera. Quindi vediamo principalmente la rovina parziale o totale dell'edificio. Ma perché questa differenza tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, dove possiamo vedere come una responsabilità extracontrattuale è quinquennale? Ma già l'articolo 1669 parla della possibilità di denunciare i vizi e difetti entro 10 anni dalla costruzione dell'opera. Quindi già c'è una differenza tra quanto previsto, diciamo, dalla legge in generale per la prescrizione quinquennale a quanto invece si fa valere all'interno dell'appalto. La Cassazione del 2005 dice che per la responsabilità del progettista e del direttore dei lavori non trova applicazione la disciplina dell'articolo 2226, che dopo vediamo, ma il termine ordinario decennale che va computato dal verificarsi del danno. Quindi che sia responsabilità contrattuale ed extracontrattuale alla Cassazione poco importa. Perché? Perché lei va a rivalersi sulla rovina dell'edificio, quindi su quell'articolo 1669, e non va a vedere tutte le altre differenze di responsabilità comunque presenti all'interno delle norme dello Stato. Cosa dice l'articolo 2226, il quale prevede dei termini di decadenza e di prescrizione molto più brevi? Perché ad esempio al secondo comma noi vediamo come il committente deve, a pena di decadenza, denunciare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro 8 giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna. Quindi cosa vuol dire? Nel momento in cui il committente scopre l'esistenza di un vizio e di un difetto ha 8 giorni per comunicarlo al direttore dei lavori, e se durante le trattative piuttosto che all'impresa appaltatrice poi si aprirà una trattativa comunque stragiudiziale, nel momento in cui questa non vada in porto, entro un anno comunque dal momento in cui vi è stata la comunicazione dovrà agire in giudizio, altrimenti non lo potrà più fare, potrà essere eccepita la decadenza. Ma questa, diciamo, limitazione di tempo non vale per il direttore dei lavori, perché abbiamo visto la precedente sentenza del 2005 dove parlava di un termine ordinario decennale. Sentenza ribadita, quindi conforme da una sentenza molto più recente che è del 2013, in cui dice che i termini dell'articolo 2226 non sono applicabili al prestatore d'opera intellettuale, in quanto ha assunto un'obbligazione della redazione di un progetto di ingegneria o della direzione lavori, ovvero l'uno o l'altro compito, atteso l'eterogeneità della prestazione rispetto a quella manuale. Quindi loro dicono l'articolo 2226 è applicabile al prestatore d'opera manuale, quindi alla ditta appaltatrice, a coloro che hanno eseguito i lavori, alle subappaltatrici, ma non al direttore dei lavori, che però nel momento in cui entro i termini previsti per quanto riguarda la contestazione dei vizi e difetti nei confronti dell'appaltatrice, questa chiama in causa il direttore dei lavori, il direttore dei lavori è tenuto a dimostrare la sua estraneità dei fatti perché è chiamato appunto all'interno, in causa. Tutte queste però, le prescrizioni, la decadenza, quindi entro quanto devo far valere il vizio, quindi 5-10 anni, abbiamo visto 10 anni perché così prevede ad oggi la giurisprudenza, attenzione che non vale nel momento in cui viene contestato un reato. In questo caso la prescrizione segue anche
quella ben più lunga prevista dal reato che viene contestato. Questi 10 anni di cui parlavamo prima, da quando iniziano a decorrere? Quindi c'è la consegna dell'opera, chiusura del cantiere, non dal momento in cui il committente si accorge dell'esistenza del difetto, ma quello in cui il committente possa avere cognizione, quindi dopo aver redatto ad esempio una perizia tecnica, di quella che possa essere la causa del vizio del difetto. E quindi dov'è la parte, diciamo, più gravosa? Che questi 10 anni potrebbero non esserci dei vizi e difetti talmente gravi da essere contestati dal committente o dall'acquirente, ma possono esserci però dei vizi presenti che non danno però nessuna problematica. Dopo 11 anni però da questo vizio o difetto lieve ne scaturisce uno molto più grave per l'opera stessa. Ecco che allora che pur non essendosi manifestati nell'arco temporale dei 10 anni, si sono verificati però vizi e difetti che sono dipendenti da vizi già esistenti all'interno dell'opera, e quindi ecco che la prescrizione decennale può diventare 11 o 12 anni. La prova qual è? Quella dell'esistenza dei gravi vizi e difetti, la collocazione temporale, quindi il direttore dei lavori deve essere chiamato a dire no, questi vizi sono successivi al decimo anno, non hanno niente a che vedere con quelli secondo cui voi sono conseguenza, e quindi deve dimostrare che non sussiste, il direttore dei lavori deve dimostrare che non sussiste il nesso di causalità tra il vizio apparso nel decennio e quello manifestatosi dopo. Solo in questo modo può uscire esente, in questo caso la responsabilità per il vizio e il difetto rimarrà a capo di altri soggetti, ma non del direttore lavori. Quindi quale sarà la posizione processuale e la difesa da approntare per quanto riguarda il direttore dei lavori? È vero che l'onere della prova, in teoria, è a capo di chi deve far valere in giudizio e deve provare i fatti. Quindi chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Però il direttore lavori è chiamato ad eccepire, dice no, io non sono d'accordo, non è esattamente andata così. Quindi chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti, cioè i fatti portati dal committente, ovvero eccepisce che il diritto sia modificato o estinto, quindi è prescritto, deve provare i fatti su cui si fonda l'eccezione. Quindi il direttore dei lavori non deve solo partecipare al giudizio oppure rimanere contumace, perché attenzione, anche se il direttore dei lavori rimane contumace, ma le notifiche, quindi l'atto è pervenuto a conoscenza e si ha la dimostrazione della venuta a conoscenza dell'atto, comunque è parte processuale, non è parte attiva, è parte passiva, perché non partecipa, decide per sua volontà di non partecipare al processo, ma nel caso di condanna verrà condannato e sarà tenuto al pagamento indipendentemente dal fatto che abbia partecipato o meno al procedimento. Per questo viene valutato il comportamento del direttore dei lavori, viene sancito anche questo da una sentenza della Corte di Cassazione, che dice che il comportamento del direttore dei lavori deve essere valutato non con la normale diligenza in riferimento al concetto di ordinaria diligenza, cioè quello che si chiede all'uomo comune, ma alla stregua della diligenza qua in concreto, cioè una diligenza particolare che sussiste in capo al direttore dei lavori perché ha una determinata formazione, è tenuto ad avere comunque un continuo aggiornamento proprio perché c'è l'evoluzione delle norme, ma ci sono anche delle consuetudini, delle attività che devono essere comunque rispettate. E anche qua abbiamo la responsabilità extracontrattuale per i vizi e i difetti dell'opera, una responsabilità contrattuale ed è sempre quella che discende dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni in virtù dell'incarico conferito, quindi sempre in virtù di quel contratto, di quell'incarico sottoscritto tra il committente e l'appaltatore. Ed è proprio la sentenza del 2015 che dice cosa il direttore dei lavori, prima di accettare l'incarico, deve valutare di essere perfettamente in grado di portare a compimento il proprio incarico, e dice che il direttore dei lavori nell'accettare l'incarico deve poter garantire al committente quantomeno una tale capacità di supervisione e di controllo, ovvero è tenuto ad astenersi dall'accettare l'incarico o a delimitare specificatamente sin dall'inizio le prestazioni promesse e le sue conseguenti responsabilità in relazione alle effettive competenze. Quindi quello che dicevamo prima, io accetto di essere il direttore dei lavori in un determinato cantiere, ma con delle limitazioni. Quindi se le limitazioni sono specifiche, sono espressamente previste dal contratto e c'è quindi un'altra figura tenuta
a fare degli altri controlli il direttore dei lavori per tutte quelle attività che non sono espressamente previste dal contratto, non sarà ritenuto responsabile, non previste dal contratto, ma che comunque ricoperte da un'altra figura, perché altrimenti la figura generale del direttore dei lavori prevede una competenza tale da poter ricoprire anche espressamente gli incarichi che in quel momento non sta ricoprendo perché non ricompresi nel contratto. Perché ho fatto, diciamo, la premessa circa una tale capacità di supervisione e di controllo? Perché c'è appunto quella sentenza che era stata citata anche prima, tra le tante una del 2000, in cui si dice che, e già veniva detto anche ad un regio decreto, il caso in cui la direzione dei lavori venga affidata ad un geometra. In questo caso nel regio decreto vi è un elenco di attività che possono essere esperite dal geometra, tra i quali non esiste però la direzione del cantiere, e quindi i geometri in teoria non potrebbero assumere incarichi per la direzione dei lavori di fabbricati civili in cemento armato. In questa sentenza appunto lo diceva espressamente. In questo caso il direttore dei lavori geometra diceva: ah, ma è vero, però io avevo detto al committente che non ero in grado di seguire la parte dei cementi armati. Però non c'era nessun'altra figura che andava a controfirmare, a valutare che effettivamente quel progetto e il fabbricato civile in cemento armato potesse rispondere alle regole dell'arte. Quindi, non essendoci quest'altra figura, il direttore del lavoro è stato ritenuto responsabile, quindi in questo caso quasi doppiamente. Da un lato perché non potevi addirittura assumere, e quindi è una violazione anche del tuo dovere deontologico, quindi non hai rispettato quanto previsto dalla deontologia. Dall'altro lato perché non eri comunque in grado di assumerti questo incarico, perché non avevi quella formazione tale da capire se il conteggio piuttosto che il fabbricato poteva essere a norma e eseguito a regola dell'arte. Quindi cosa deve dimostrare il direttore dei lavori per riuscire a uscire esente dalla responsabilità? Dimostrare quindi quali attività si intendevano ricomprese nell'accordo di incarico, quindi nel contratto, le caratteristiche del caso di specie, quindi contratto sottoscritto, ma nel caso di specie devo valutare, come già detto, che vi siano altri soggetti che vadano a ricoprire quelle mansioni che io non sono in grado di ricoprire, altrimenti la responsabilità ricade sempre su di me. Dimostrare di aver posto in essere tutte le attività e le obbligazioni derivanti sia dall'incarico che dalle regole professionali, dovere deontologico, ovvero dalle consuetudini. Dimostrare che i vizi e difetti sarebbero stati inevitabili anche compiendo tutte le attività richieste derivanti dalla qualifica professionale. Questa è una prova ardua, cioè dire: io posso in essere tutta la mia capacità, tutta la mia esperienza, ma quei vizi e difetti sarebbero comunque evidenti, ci sarebbero comunque stati. Questa è una prova però abbastanza ardua. Infatti la Corte di Cassazione cosa dice? Se le difformità delle opere dal progetto ha contestato il mancato accertamento della conformità e della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, non ti sei accorto che l'opera che si stava eseguendo non era conforme al progetto, la modalità di esecuzione di essa al capitolato, quindi non era conforme al capitolato, e non hai adottato tutti quegli accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi. Quindi non ti sei adoperato per rilevare i difetti, non hai comunicato niente al committente, hai fatto sì che l'opera venisse ultimata nonostante la presenza di vizi. Vizi e difformità delle opere, Cassazione 2008, che ha portato direttamente al crollo dell'edificio, e questa, diciamo, è la responsabilità per eccellenza. Mancata segnalazione all'appaltatore di tutte le situazioni anomale nell'esecuzione dell'opera, quindi la società appaltatrice, vizi e difetti tali che è arrivato al crollo dell'edificio o parziale. Omessa vigilanza e impartizione delle disposizioni tecniche necessarie all'interno del cantiere. Controllare l'ottemperanza da parte dell'appaltatore. No? Il direttore dei lavori deve, attraverso gli ordini di servizio, far sì che l'appaltatore faccia tutto ciò che sia previsto dall'appalto e non prenda iniziative personali unilaterali. Riferire al committente. Quindi la parte principale è sempre quella di riferire al committente tutto quanto non vi sia di aderente al progetto. Perché è vero, magari il committente arriva a dire: quante volte mi scrive questo direttore dei lavori, però è l'unica modalità che il direttore ha un domani in caso di giudizio per uscire esente. Tu committente sapevi
che io avevo rilevato questi vizi e difetti e quindi non mi potrai chiedere al con risarcimento del danno. E quindi ha proprio un dovere a questo punto di esprimere il suo dissenso nella prosecuzione dei lavori qualora non venissero concretamente seguite le sue impartizioni. Questo dissenso, proprio perché appunto, come abbiamo detto, potrebbe ritenerlo responsabile, anche se è riconosciuta, come ho detto prima, un'obbligazione di mezzo e non di risultato. Ma attenzione, perché essendo chiamato a svolgere la sua attività utilizzando una diligenza superiore a quella richiesta dall'uomo comune, il risultato che il committente si aspetta di conseguire è quello previsto dal contratto di appalto. Quindi comunque affida un'opera, l'esecuzione di un'opera ad un direttore dei lavori che, non dimentichiamoci, è anche un uomo di fiducia del committente. Quindi il committente ripone nel direttore dei lavori tutta la sua fiducia e si aspetta che questa venga ricambiata dal direttore dei lavori. E quindi la stessa Cassazione del 2015, che fa seguito a quella precedentemente indicata dall'architetto Mazzucchelli, infatti è quella del 2015 che fa seguito alla 1218 del 2012, dice che in tema di responsabilità conseguente ai vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori, per conto del committente, presta un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultati. Ma essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di particolari e peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente proponente si aspetta di conseguire. E quindi, nel momento in cui quest'opera non è esattamente quella che il committente si aspettava, il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligenza in quanto in concreto. Quindi non a quella diligenza di un uomo comune che dice: ma sì, tuttavia l'opera è simile. Ma il direttore dei lavori, proprio perché è architetto, proprio perché è ingegnere, deve arrivare a dire: no, non è esattamente quello che si proponeva il committente. Per questo il direttore dei lavori cosa deve fare per far sì di cercare di andare esente da responsabilità? Stilare sempre gli ordini di servizio per iscritto, rendere edotto sempre il committente circa l'andamento del cantiere con comunicazione scritta e cadenza regolare, la PEC, tanto ormai, o essendo obbligatoria, tutti i professionisti ce l'hanno, quindi è una cosa, diciamo, che va anche ad agevolare queste comunicazioni. Inviare per conoscenza al committente le diffide destinate all'appaltatore, proprio perché se poi l'appaltatore non adempie, il direttore dei lavori può fermare il cantiere. Concordare preventivamente per iscritto qualsiasi modifica, anche minima, da apportare al progetto. Non basta la parola lasciata dal committente, perché un domani potrebbe essere il committente potrebbe rimangiarsi la parola. Uno dice: è vero, siamo tutti uomini onesti, ma non è sempre così vero, anzi succede molto spesso che il committente dica: io non ho mai detto questa cosa al direttore dei lavori. Quel direttore dei lavori si trova in difficoltà nel momento in cui deve provare la propria estraneità ai fatti. Specificare le mansioni nell'accordo per cercare di limitare la propria responsabilità. Un accordo fatto bene con tutte le attività che devono essere compiute, specifiche, ove vengono anche ricomprese possibilmente le specialità, le specializzazioni del direttore dei lavori, in modo tale da rendere edotto il committente di cosa il direttore dei lavori è in grado o meno di fare. Tutto questo, mi sono permessa di fare una citazione del Calamandrei, che è un esponente della dottrina, che dice: "Vites sua siderabent", cioè ogni causa ha la sua stella. Perché? Perché ogni giudice, ogni CTU, ogni consulente di parte, quindi anche quello è importante avere un consulente di parte bravo, formato e che abbia anche una attività anche come CTU all'interno dei tribunali, che sia conosciuto all'interno dei tribunali e che sappia anche come si svolgono le udienze, cosa richiede, come richiede il giudice la relazione, perché la relazione tecnica è poi quella che sulla base del quale il giudice andrà a decidere, perché è sulla base di competenze tecniche che il giudice non ha, e quindi il CTU, essendo la mano destra in questi casi del giudice, ha molta importanza. Io vi ringrazio per l'attenzione e anche per avermi dato questa opportunità, e buon pomeriggio e buona prosecuzione. Grazie all'avvocato Pozzo, grazie all'avvocato Mazzucchelli. Vi assumo delle cose che ci spaventano, credo,
ci aspetta una vita, giovani architetti, vi aspetta una vita impegnata. Niente, ma non c'è da spaventarsi. Soprattutto è importante conoscere, ecco, tutti questi problemi che dobbiamo affrontare con correttezza e non più come un tempo, purtroppo anche noi abbiamo forse affrontato con una situazione, con delle responsabilità che non erano così precise, precisamente delineate come ormai le norme, le sentenze, eccetera, che abbiamo ascoltato ci indicano. Dunque non riusciamo a fare subito l'intervento del diretto con Misasca, lo facciamo appena dopo la pausa. La pausa è un quarto d'ora, 20 minuti, poi riprendiamo con Camisasca, con Del Corso e infine con Finesia, che ci farà dei casi pratici. Ecco, quindi non procediamo, come dicevo, non spaventandoci troppo del nostro futuro. Grazie. Proseguiamo con un nuovo argomento relativo alle responsabilità che abbiamo noi professionisti nel momento in cui andiamo ad asseverare delle pratiche edilizie. Il tema delle asseverazioni è legato, possiamo così dire, facendo un piccolo excursus velocissimo, al discorso delle semplificazioni. Il tema delle semplificazioni ha portato, con il decreto legislativo cosiddetto Sblocca Italia del 2014, poi convertito con la legge nazionale 164 del 2014, a tutta quella serie di nuove tipologie di modulistica con nuovi titoli abilitativi, come conoscete bene CIL, CILA, SCIA, eccetera, eccetera, che per un certo verso semplificano, per altri versi, cioè guarda caso proprio i nostri, ci complicano la vita non da poco. Questa semplificazione cosiddetta burocratica è nata un po' a favore, diciamo, delle famiglie che intendono frazionare o accorpare, per esempio, appartamenti oppure procedere con lavori di ristrutturazioni interne e che non vanno a modificare le superfici interne e la volumetria né i muri portanti. Diciamo che dalla crisi, che così possiamo definire la crisi dell'edilizia, che insiste già da tanti anni, ormai dal 2008, è chiaro che i maggiori progetti che una volta si vedevano, grandi interventi, stanno diminuendo sempre più, e dall'altro lato invece aumentano tutti quei piccoli interventi anche di ristrutturazione, manutenzioni ordinarie, straordinarie, alle singole varie unità immobiliari. E quindi c'è un aumento, se vogliamo, di lavoro per i professionisti in questo campo. Chiaramente però con tutta una serie di risvolti che riguardano proprio il momento in cui andiamo ad asseverare questa tipologia di pratiche. Faccio una parentesi, l'asseverazione non riguarda solamente le pratiche edilizie intese classiche come CILA, SCIA, ma anche tutte le altre varie asseverazioni, quindi responsabilità anche nel campo, per esempio, di SCIA che riguardano i vigili del fuoco, di pratiche asseverative, non so, per certificazioni energetiche e così via. Quindi nel momento in cui andiamo ad attestare una conformità di un progetto in qualunque esso sia il campo, perché risulta sostanzialmente un atto pubblico. I risvolti sono anche collegati al fatto proprio che dal 2012 è nato il Consiglio disciplinare e quindi anche come codice deontologico andiamo proprio a ragionare proprio anche su questi punti, sulla asseverazione, e poi vedremo in che articoli precisamente. Velocemente, l'articolo del decreto Sblocca Italia sulle semplificazioni ha introdotto delle modifiche, soprattutto a livello, diciamo, del testo unico sull'edilizia 380, per quanto riguarda alcuni commi, alcuni articoli. La cosa più importante è la modifica della definizione della manutenzione straordinaria con l'articolo 3,1 lettera B, in cui si dice che ora questa tipologia di intervento ricomprende anche frazionamento, accorpamento di unità immobiliari con opere e aumento anche di carico urbanistico, purché non venga modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.
Ci sarà poi, fra poco nascerà, c'è già al vaglio, il regolamento edilizio unico, e lo stiamo aspettando, che questo potrebbe darci una mano, perché avremo un'unica definizione nazionale di superficie lorda, superficie di pavimento, superficie coperta, eccetera, eccetera. Viene introdotto il discorso proprio della CILA per quanto riguarda il frazionamento e l'accorpamento, quindi sono attuabili con questa tipologia di pratica, che quindi ricomprende anche la manutenzione straordinaria che abbiamo visto definita poco prima, senza ovviamente però comprendere opere di tipo strutturale che in quel caso devono essere fatte tramite la SCIA. Con la CILA possiamo anche intervenire per opere interne di fabbricati produttivi, sempre non riguardando parti strutturali. E poi arriviamo all'articolo 6, in cui c'è l'obbligo di allegare alla CILA una presentazione di un progetto, un elaborato progettuale, no? Che va a corredo di tutta la documentazione. Quindi il tecnico abilitato deve attestare tramite il progetto e la modulistica che i lavori progettuali saranno conformi ai vari strumenti urbanistici approvati, ai regolamenti edilizi vigenti e a tutte le varie materie che poi andremo man mano a vedere. Aumenta la sanzione nella CIL e nella CILA, che sale da 258 euro a 1000 euro per la mancata presentazione di questa pratica o della comunicazione asseverata, quindi della CILA, nel caso in cui viene depositata durante i lavori o spontaneamente, viene ridotta a 2/3. Per tutte le altre tipologie di lavori, quindi come le ristrutturazioni vere e proprie, occorre ormai il permesso di costruire. Sulle semplificazioni ci sono interessanti due conferenze, quindi, che sono state fatte il 12 giugno 2014 e il 18 dicembre 2014, ed è un accordo tra Stato, Regioni, Comuni, che ha portato alla nascita proprio di quei modelli semplificativi. Nel 12 giugno 2014 nascono il permesso di costruire e la segnalazione certificata di inizio attività, e nel 18 dicembre 2014 la CIL e la CILA. La Regione Lombardia ha fatto un passo ulteriore e con la pubblicazione sul BURL numero 52 del guardacaso Vigilia di Natale ci ha fatto un regalo e ci ha donato i modelli scaricabili, quindi unificati, sul sito della Regione Lombardia, territorio.regione.lombardia, e successivamente arriveranno anche quelli del permesso di costruire e della SCIA. Restano ovviamente validi tutte le modulistiche che già sono presenti nei vari comuni, quindi non vanno a sostituire, ma sono delle modulistiche unificate. Ed è notizia proprio di qualche giorno fa, nel 16 giugno di questo mese, che è uscito per esempio un articolo sul Sole 24 Ore che il Consiglio dei Ministri ha approvato nel 15 giugno 2016 anche il modello vero e proprio della SCIA unificata, che deve essere poi predisposto ed essere pronto entro il 1 gennaio dell'anno prossimo. Sono stati introdotti in questo Consiglio dei Ministri altre interessanti semplificazioni, come quello del divieto delle pubbliche amministrazioni di chiedere ulteriori richieste oltre il modello unificato, però anche qui c'è un po' da sorridere, perché se andiamo a guardare i modelli semplificati sono decine di pagine, quindi difficilmente ci andranno a chiedere ancora ulteriori cose. E viene introdotto il silenzio assenso entro 30 giorni se la pubblica amministrazione non interviene, e se vengono rilevati dei vizi abbiamo 30 giorni per regolarizzarli e senza interruzione, diciamo, del titolo abilitativo. Sono state introdotte anche delle semplificazioni per quanto riguarda le autorizzazioni paesaggistiche, quindi ci permette di fare degli interventi anche all'interno di edifici storici vincolati, quindi spostamento di tavolati, eccetera, chiaramente senza però andare a modificare l'aspetto esteriore estetico degli edifici. Andando a riassumere i tre modelli che ci portano poi a discutere su quali sono le asseverazioni e quali le responsabilità, la CIL sostanzialmente è la manutenzione ordinaria,
e può riguardare anche opere che soddisfano esigenze contingenti o temporanee, come la pavimentazione degli spazi esterni, l'installazione di pannelli solari o la realizzazione di aree esterne ludiche senza fini di lucro o arredi aree pertinenziali, come possono essere per esempio i cortili o i giardini condominiali. Quello che più ci interessa è guardare Cila. La Cila è una comunicazione che prevede un progettista abilitato e una redazione di asseverazione tecnica. Come abbiamo visto nelle modifiche delle definizioni della manutenzione straordinaria, con la CILA possiamo eseguire opere di manutenzione straordinaria senza però cambi di volumetria, senza cambi di destinazione d'uso e che non vengono interessate, diciamo, le parti strutturali. Quindi ricomprendiamo anche frazionamenti, accorpamenti di immobili, di unità e quindi in generale tutte le opere interne. L'asseverazione che cosa riguarderà? Riguarderà il rispetto delle norme edilizie urbanistiche e delle norme comunali. Con la SCIA invece abbiamo interventi più importanti e quindi abbiamo una redazione di asseverazione tecnica, quindi una vera e propria relazione. Sono opere che in questo caso di manutenzione straordinaria che però possono riguardare anche parti strutturali dell'edificio, come restauro, risanamenti conservativi e ristrutturazioni che io chiamo, diciamo, leggere, cioè demolizioni e ricostruzioni senza aumento di volumetria. E anche in questo caso l'asseverazione riguarderà il rispetto di norme edilizie urbanistiche e di norme comunali. Con la SCIA è possibile anche fare aumento di volumetria con piccole eccezioni, cioè ampliamenti fino al 20% dei volumi pertinenziali, quindi per esempio i box esterni, fuori terra o interrati, e varianti anche in corso d'opera su permessi di costruire già approvati. Chiaramente sono varianti anche in questo caso non essenziali, che non modificano volumi, destinazioni d'uso, eccetera, eccetera. Permesso di costruire, vado anche più veloce, è chiaramente quello strumento che viene utilizzato per opere maggiori, quindi nuove costruzioni, ristrutturazioni urbanistiche, isolati urbani, ampliamenti. E in sintesi, che cosa abbiamo con questi nuovi, diciamo, titoli abilitativi? È composto da un modulo in cui il proprietario, quindi attenzione perché anche il proprietario firma e sottoscrive, il progettista incaricato, comunicano che cosa? I dati dell'immobile, oggetto dell'intervento, i lavori previsti, la data, l'indicazione dell'impresa esecutrice. Deve essere indicato ovviamente un elaborato grafico, quindi con uno stato di fatto, un progetto, una tavola comparativa, un estratto di PGT e un estratto di mappa. Sostanzialmente vado poi che cosa? Ad asseverare che lo stato di fatto è conforme agli strumenti urbanistici e quindi se io già inserisco nella mia pratica il PGT, l'estratto di mappa, uno stato di fatto con un rilievo, do già in un qualche modo una dimostrazione di avere fatto un sopralluogo che queste documentazioni mi dicono essere obbligatorie. Il prospetto dei vincoli, quindi si richiama eventuali vincoli in cui l'area ricade l'immobile oggetto dei lavori, una relazione asseverata in cui l'intervento risulta compatibile con le norme vigenti che in parte abbiamo visto e poi comprendono anche norme relative alla sicurezza, al risparmio energetico, all'aspetto igienico-sanitario, all'antisismica, poi abbiamo visto anche degli interventi precedenti, all'acustica, eccetera, eccetera. Quindi vedete che sono pratiche di per sé semplificative, cioè il committente forse è l'unico contento perché dice domani mattina la presenti, il giorno dopo, il giorno stesso posso iniziare, però noi come professionisti andiamo a responsabilizzarci proprio per il fatto di ridurre questo tempo di 30 giorni, per esempio, di una DIA che vengono tolti, ci sostituiamo alla pubblica amministrazione, quindi andiamo noi a certificare che tutte quelle normative che in realtà controlla o dovrebbe controllare la pubblica amministrazione sulla conformità del progetto, ci responsabilizziamo noi. E quindi diventa molto complessa e molto, diciamo, di responsabilità il nostro lavoro. Ecco, poi altri dati, ovviamente i dati dell'impresa, la regolarità, quindi anche l'aspetto tecnico-professionale, e poi, dicevo, punto 6, qualcosa che avevo già detto, cioè la corrispondenza dei luoghi con i titoli abilitativi già rilasciati.
quindi che non ci siano per caso degli abusi edilizi. Quindi, riassumendo quel che vi dicevo, cioè il tecnico oggi si responsabilizza proprio al posto del tecnico comunale, e questo è, diciamo, il succo della semplificazione. Che tipi di responsabilità? Beh, qualcosa abbiamo visto prima, quindi c'è una responsabilità penale, civile, dei presupposti, ovvero, cioè, se esce un tecnico comunale a fare un rilievo e verifica che c'è un abuso edilizio, bene, il reato chiaramente sarà di abuso edilizio, però si presuppone che per essere arrivati ad un abuso edilizio magari il progettista, il professionista che ha redatto la pratica ha magari fatto una falsa dichiarazione, perché magari c'è una distanza dal confine falsata o magari c'era un vincolo non dichiarato, quindi perché c'è l'abuso magari ci sono anche dichiarazioni false, quindi le cose si sommano, diventano complesse, il processo diventa lungo, e a questo possiamo sommare anche delle responsabilità chiaramente in ambito deontologico. I soggetti principali di questa responsabilità sono ovviamente il progettista, che è il primo esecutore materiale della modulistica, il direttore dei lavori e poi a cascata il responsabile della sicurezza, il legale rappresentante della committente se c'è un'impresa o se è un privato, e poi delle varie ditte appaltatrici e subappaltatrici, eccetera. Il progettista chi è? È colui che redige un progetto tecnico architettonico e quindi si occupa di che cosa sostanzialmente? Innanzitutto dovrebbe fare una analisi di fattibilità, cioè studiare sostanzialmente se quello che il committente gli chiede è fattibile. Ecco dove già inizia la nostra responsabilità civile penale, cioè andiamo a attestare che quel progetto poi è realizzabile in base a tutte le normative che sono contenute, per esempio, proprio nell'elenco che troviamo nella CILA, scaricabile tranquillamente sul sito della Regione. E poi ovviamente progetta l'intervento. Con sempre il tema della semplificazione, per quanto riguarda la CILA, non è più prevista una relazione tecnica di asseverazione, ma restano però gli oggetti di questa asseverazione. E quindi andiamo un po' a vederli dal modello tipo scaricabile sul sito della Regione. Cosa assevero? La tipologia dell'intervento, quindi cosa vado a fare, se manutenzione ordinaria, straordinaria, eccetera, eccetera. Guardate che anche su questo abbiamo avuto proprio dei casi in deontologia, magari di errato uso, diciamo, della pratica, cioè non era manutenzione ordinaria, ma si rilevava forse era straordinaria, quindi ci voleva un'altra tipologia di modulistica. I dati geometrici dell'immobile, la strumentazione urbanistica, quindi il PGT vigente, ci responsabilizziamo sulle barriere architettoniche, sulla sicurezza degli impianti tutti, quindi vuol dire elettrici, idraulici, sui consumi energetici, che diventa sempre un tema più importante, sulla tutela dell'inquinamento acustico, sulla produzione dei materiali di risulta, cioè la famosa dichiarazione sugli scavi, sulle terre da rocce da scavo, sulla prevenzione incendi, se ci sono vincoli, sull'amianto, sulla conformità igienico-sanitaria, interventi strutturali, cioè se siamo in zona sismica e così via, cioè altri vari vincoli come l'autorizzazione paesaggistica se serviva, se è un'area zona Natura 2000, cioè quelle aree indicate nella biodiversità, fascia di rispetti, vedete quanti vincoli, su quante cose ci dobbiamo andare a responsabilizzare per una semplice, così definita dal committente, CILA, una semplice scia. E quindi perché ci responsabilizziamo così? Abbiamo visto anche prima che il progettista viene definito una persona esercente il servizio di pubblica necessità, quindi diventiamo sostanzialmente dei pubblici ufficiali. E quindi cosa ci dice gli articoli del codice penale? Che esperiti necessari accertamenti di carattere edilizio, urbanistico, igienico, sanitario, eccetera, eccetera, quindi esperiti gli accertamenti. Quindi in caso di controllo, ecco dove il progettista magari viene responsabilizzato, no? Proprio per il fatto magari di non aver fatto un buon sopralluogo. E quindi io attesto la conformità del progetto alle leggi, al PGT, alle discipline di settore, ai vincoli e a tutte le varie tecniche vigenti, quindi requisiti antisismici, sicurezza, antincendio, igienico-sanitario, efficienza energetica e così via. Quindi
Il progettista, in base a una sentenza di Cassazione, ha un duplice obbligo che è sommato dall'articolo 23-29 del DPR 380, cioè quella di redigere una relazione preventiva che va poi ad asseverare, che è poi quello che noi consegniamo oggettivamente in comune, cioè attestando che il sopralluogo l'abbiamo fatto, e poi rilasciare al termine dei lavori un vero e proprio certificato di collaudo, di conformità circa quanto realizzato e conforme al progetto iniziale. Quali reati andiamo in capo con queste asseverazioni? Per esempio il reato di falsità ideologica, cioè l'ex articolo 481 del Codice Penale, e che ci dice che chiunque nell'esercizio di una professione, in questo caso di pubblica necessità, attesta falsamente in un certificato, fatto di quale è destinato a provare la verità. Tali pene si applicano congiuntamente, soprattutto quando, se il fatto è commesso a scopo di lucro. Guarda caso, proprio il nostro lavoro, dovremmo trarne un lucro, giustamente. Che pene? Reclusione da un anno, multa da 100 a 516 euro. Ma si può combinare anche il reato di falso in atto pubblico, cioè nel momento in cui anche l'attività può essere un'attività che abbia rilevanza pubblica, in qualche caso siamo quasi di pubblici ufficiali, cosa ci dice? Che il pubblico ufficiale, ricevendo, formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o che è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite. Capite la complessità? Perché se andiamo a responsabilizzarci su tantissimi aspetti normativi, dove dei quali ovviamente non siamo dei tuttologi, ma non riusciamo a comprendere pienamente tutti i vari aspetti, sia dall'impianto, eccetera, eccetera, abbiamo veramente un'area molto scoperta. E quindi chiaramente quale potrebbe essere la soluzione? La soluzione è quella di fare squadra tra tutti i vari professionisti, cioè cercare tra noi non di farci la guerra sul prezzo più basso, ma trovarci a fare squadra, quello che si diceva già nelle comunicazioni per esempio dell'anno scorso, quindi affidarci a esperti che si intendono dei vigili del fuoco, esperti sulla sicurezza del cantiere e così via, in modo tale da sentirci tutelati nella nostra materia o nel progetto che andiamo a fare. Possiamo avere anche una responsabilità amministrativa qualora il progettista, cioè l'autore del danno, possa essere per esempio dipendente della pubblica amministrazione, perché ovviamente un dipendente pubblico può anche firmare degli atti, può firmare anche dei progetti, come viene definito proprio nel contratto dei codici dei contratti pubblici. E in quel caso si configura una doppia responsabilità, chiamata doppio binario, cioè una responsabilità diretta della pubblica amministrazione che va a creare un danno al cittadino per quell'atto pubblico falso, e poi una responsabilità personale anche del funzionario o dipendente, e quindi ci sarà anche un'azione disciplinare nei confronti del tecnico comunale. E chiaramente il cittadino potrà rivalersi sia sull'amministrazione sia anche sul dipendente comunale. Il direttore dei lavori, abbiamo già visto un po' in precedenza e su questo non mi dilungherò molto, riveste una figura chiaramente di garanzia, perché è la figura che viene nominata dalla committenza, che deve tutelare la committenza. E cosa fa quindi? Organizza i diversi strumenti necessari per l'esecuzione delle opere con efficienza, secondo la regola dell'arte che abbiamo visto in precedenza, ma intrattiene anche rapporti con tanti soggetti, quindi il progettista, gli organi di controllo esterno, eccetera, eccetera. E sicuramente, abbiamo già visto nelle sentenze prima, può avere anche responsabilità in caso di sicurezza di cantiere, di gestione dei rischi, ma anche di aspetti impiantistici, quando non c'è un direttore specifico di quel settore. E per l'asseverazione che c'entra il direttore dei lavori? Beh, ha una responsabilità per quanto riguarda la conformità dell'opera eseguita rispetto al progetto approvato, quando attesta per esempio l'agibilità. Anche in quel caso parliamo di asseverazione, quindi conformità dell'opera e quindi anche
salvo però le varianti, che in quel caso magari sono di un altro progettista. E altre false attestazioni quali possono essere? La compilazione, per esempio, di libretti di misure, registro di contabilità, del SAL. Quindi sono tutti documenti, soprattutto se andiamo a pensare di appalti pubblici, di atti veramente proprio pubblici, compilati appunto da un direttore del lavoro che riveste il compito di pubblico ufficiale e che deve, allo scopo di documentare la pubblica amministrazione, sull'opera, sui costi, su man mano come i lavori procedono. Le responsabilità sono indicate chiaramente anche nel testo unico 380/2001 all'articolo 29, dove appunto ci dice che il titolare del permesso di costruire ne è responsabile non solo il committente, non solo il costruttore, ma unitamente al direttore dei lavori. E quindi, quando non è più responsabile, l'abbiamo visto anche prima, sostanzialmente quando segnala un problema e quindi riceve dall'incarico, e in caso contrario cosa succede se fosse un'opera pubblica? Il dirigente, in questo caso, deve segnalarcela al Consiglio dell'Ordine Professionale per la violazione. E qual è il risultato? Potrebbe essere passibile di sospensione dall'albo da 3 mesi a 2 anni. Il comma 3 ci dice anche qui che il progettista assume, eccolo qua, la qualità di persona esercente di servizi di pubblica necessità e in caso di dichiarazione non veritiere di quell'articolo 23, che cos'è l'articolo 23, comma 1? È la relazione di asseverazione, l'amministrazione, cioè i comuni, gli enti, ne danno comunicazione al competente ordine professionale per l'erogazione di sanzioni disciplinari, che sono i casi più ricorrenti oggigiorno. Questo per quanto riguarda un tipo di responsabilità. Poi abbiamo la responsabilità penale sui casi, e a parte abbiamo visto cedimenti strutture, inosservanza degli obblighi commessi alla progettazione, mancato di rispetto di norme di difesa dell'ambiente, ma andrei nel dettaglio, guarda caso, penale vuol dire violazione di norme edilizie urbanistiche, e quindi chiaramente se attesto il falso vado a violare norme. O violazione di norme anche sulla tutela, sulla sicurezza, sui luoghi di lavoro. Dichiaro che c'è un'impresa, in realtà ce ne sono 3. Violazione per diritto dell'integrità fisica delle persone, quindi sicurezza, risvolti nei confronti anche delle persone. Sulle sanzioni penali, come vi stavo dicendo, sono state aggiornate poi nel 2003, con la legge 326, che sono state aumentate del 100%. Quindi l'ammenda, per esempio per inosservanze di norme, prescrizioni, modalità esecutive previste dal titolo, quindi la conformità rispetto al progetto, arriva fino a 20.000 euro, fino a 20.600 euro. Nel caso invece di totale difformità o assenza di permesso di costruire, abbiamo un'ammenda o arresto fino a 2 anni da 10.000 a circa a 103.290 euro. In caso anche di lotizzazione abusiva dei terreni a scopo edilizio, abbiamo anche qui arresto fino a 2 anni, ammenda da 30.986 a 103.000 euro. Questo per quanto riguarda le responsabilità penali. Le responsabilità civili, ci ha già accennato in parte l'avvocato, facendo una buona distinzione tra responsabilità contrattuale e extracontrattuale, se dobbiamo andare a vedere nel caso delle asseverazioni qual è il punto. Il punto è nel momento in cui ho una responsabilità di contratto, cioè tra il mio committente ed io che sono progettista, se vado a falsare le mie dichiarazioni è chiaro che vado magari a ledere anche un contratto, perché magari il committente non sa delle falsità che io vado a dichiarare nella mia SCIA o nella CIA, ma lo faccio semplicemente per poter avere quel titolo abilitativo, se no non posso lavorare. È chiaro che poi si innesca un problema anche contrattuale. Ma posso avere anche responsabilità extracontrattuale, cioè nei confronti di terzi, quando vado a fare un danno. Cioè se io vado a dichiarare distanze, per esempio, differenti, quindi non sono in realtà 5 metri dai confini o 10 metri tra pareti finestrate, ma ne ho meno, è chiaro che con quella mia attestazione falsa sto ledendo un diritto di un terzo. Quindi in sintesi cosa possiamo dire? Che è vero, il decreto Sblocca Italia ha
velocizzato in qualche modo l'esecuzione dei lavori, però ci dà più responsabilità. Quindi sostanzialmente il titolo abilitativo risulta quasi irrilevante per la sua velocità, ma tutte le responsabilità cadono in capo al professionista. Quindi se prima, per esempio, per frazionare o accorpare occorreva una scia, un permesso di costruire alternativo alla DIA, ora basta una semplice CINA e quindi sì, semplificazione, aumento delle domande, perché con la semplificazione in teoria, ma anzi in pratica, si vede un aumento di queste tipologie di pratiche edilizie, però chiaramente aumenta anche il rischio professionale. Che altre conseguenze derivano dalle inesatte asseverazioni? Beh, pensiamo a pensare che se io ho un'interdizione temporanea dall'esercizio della professione, ho un procedimento disciplinare che può darmi un'eventuale censura o una sospensione, perché l'ente comunica per legge, come abbiamo visto, al Consiglio dell'Ordine l'illecito. E poi ci sono anche conseguenze pregiudizievoli indirette, per esempio l'impossibilità di partecipare magari a bandi di gare se si è amministratore di società. Ma pensiamo anche ai danni che possiamo fare al committente, no? Magari legati alla sospensione della nostra professione, magari per un'altra pratica dove abbiamo fatto un'esatta asseverazione, vengo sospeso, intanto sto lavorando, non potrei portare avanti il lavoro, quindi sto facendo un danno al mio committente. Oppure conseguenze anche nei confronti della committenza se legate all'eventuale sospensione dei lavori o annullamento del titolo. Oppure anche conseguenze sul rapporto di lavoro in caso di un tecnico dipendente. Abbiamo visto quella responsabilità di doppio binario. E in ambito deontologico dove troviamo tutte queste nostre responsabilità? Beh, se prendiamo il codice troviamo tanti articoli che legano l'aspetto deontologico all'aspetto della verità, no? Che ci lega come professionisti, come lealtà, come persone diligenti, come professionisti. Abbiamo per esempio l'articolo 3, comma 3, che mi parla degli obblighi nei confronti del pubblico interesse, cioè il professionista, leggendo, per l'attività urbanistico-edilizia svolta nell'esercizio della propria attività professionale, deve rispettarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, quindi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. E quindi anche nel momento in cui vado ad attestare qualcosa che non è veritiero, è chiaro che vado a ledere anche l'aspetto deontologico proprio in questo punto. Altri punti sulla competenza e diligenza, l'articolo 8, ci dice che il professionista deve svolgere l'attività professionale secondo scienza, coscienza e con perizia qualificata, soprattutto in base a quanto abbiamo già visto con l'avvocato prima, cioè in base anche a conoscenze di tecniche e magari su impianti, su altre cose di cui magari non siamo preparatissimi, però vedete che anche l'aspetto deontologico ci dice che noi dobbiamo lavorare solo se abbiamo una grande competenza, non una grande, se abbiamo competenza di quella materia. E quindi ha l'obbligo di rifiutare l'incarico quando riconosca di non poterlo svolgere con sufficiente cura, con specifica competenza. Vedete che è proprio inserito. Articolo 10, che riguarda la verità, costituisce illecito disciplinare produrre falsi in documenti e o dichiarazioni. Sulla legalità, professionista nell'esercizio della professione e nell'organizzazione della sua attività è tenuto a rispettare le leggi dello Stato, l'ordinamento professionale e le deliberazioni dell'ordine, leggi dello Stato, quindi regolamenti, edilizi, comunali. Sull'incarico professionale, il comma 2, il professionista non deve consapevolmente consigliare soluzioni inutilmente gravose, illecite, fraudolenti o passibili di nullità. Quindi pur di portarmi a casa il lavoro consiglio male al cliente pur di fare la pratica edilizia. Ma allo stesso tempo il comma 3 cosa mi dice? Che il professionista deve però rifiutarsi di accettare l'incarico di prestare la propria attività quando possa fondatamente desumere da elementi conosciuti che la sua attività concorra a operazioni illecite o illegittime. E quindi abbiamo un panorama tra tutti questi titoli abilitativi, tra queste asseverazioni, veramente un panorama complesso. Soluzioni non ce ne sono chiaramente subito alla portata di mano, però chiaramente un'attenta preparazione, quindi data dalla formazione magari continua o sulle materie che più ci interessano,
Fare squadra, secondo me, è fondamentale con i colleghi, proprio sulle diverse specializzazioni, dare una maggiore importanza anche agli aspetti legali, che diventano oggi sempre più cogenti, quindi magari affidarsi a degli amici, avvocati, e poi una buona assicurazione professionale. Tutto qui. Grazie. Vi ringrazio dell'attenzione. Grazie. Adesso passiamo la parola al direttore del corso, che ci parlerà degli anni di concorso ai quali qualche volta siamo, attratti. Va bene. Allora, andiamo a trattare l'ultimo anno. Abbiamo avuto 34 segnalazioni di presunte violazioni, 21 pratiche sono state esaminate ed esaurite. Abbiamo suddiviso, diciamo, per provenienza le segnalazioni e vediamo che la maggior quantità, il 60%, viene purtroppo dal nostro ordine. Questo evidentemente dà la misura di un disagio che probabilmente è stato colto un po' da tutti. Come vedete, il numero è di 20 nell'anno appena concluso. Mi risulta che quest'anno, quindi nell'anno in corso, siano 50, quindi un incremento notevolissimo che ritengo non sia dato solo da una dimenticanza, ma è dato da un reale disagio. Poi abbiamo i privati e le società intese imprese o altro tipo di, diciamo, di gruppi, e i comuni sono i maggiori segnalatori. Cioè, quindi, per tutto ciò che è stato detto prima, vuoi dai privati per imperizia o per diciamo realizzazioni con appunto gravi vizi, e di comuni che appunto ci segnalano errori nelle valutazioni, nelle certificazioni. Poi c'è automaticamente, magari legato sempre ai comuni, ci sono le procure. In Arcassa non c'è più segnalato nessuno, anche perché è un contenzioso che deve prima terminare con In Arcassa, che è un ente privato. La sola segnalazione di In Arcassa non può dar luogo ad una procedura all'interno del Consiglio di Disciplina. Come vedete, sarò talmente rapido. Allora, ecco, abbiamo detto che abbiamo esaminato 21 pratiche, cioè esaurito 21 pratiche, e di queste 21, 15 sono state archiviate. 10 sono state archiviate ancora prima della fase istruttoria, ma nell'esame preliminare, e 5 una volta aperta l'istruttoria. Bene, 21 pratiche, cioè 15 pratiche archiviate su 21 sono molte, anche questo, a mio avviso, diciamo, da un indice che è appunto quello di una sorta di litigiosità, no? Cioè, se addirittura 15 nella fase di valutazione su 21 sono state archiviate perché non sussistevano, a nostro avviso, le basi per una sanzione, ecco, questo già, secondo me, ha un significato. Andiamo a vedere le sanzioni, quelle erogate, che appunto quindi riguardano meno del 30% delle pratiche che ci sono arrivate, che sono state esaminate. Quindi abbiamo, diciamo, comminato 3 avvertimenti, 2 censure
e una sospensione a tempo indeterminato. La sospensione a tempo indeterminato è per una reiterazione di non pagamento della quota all'ordine. Ecco, se vogliamo fare una sorta di consuntivo del primo biennio, noi vediamo che ci sono pervenute 104 segnalazioni. C'è da dire che abbiamo avuto in eredità anche quelle ricevute dal Consiglio dell'Ordine nel momento in cui non era ancora stata attivata la nostra commissione, quella del Consiglio di Disciplina, quindi si erano accumulate pratiche. Comunque, in ogni caso, 104 sono le segnalazioni pervenute e le pratiche licenziate sono 65, pari appunto al 62%, questo per andare a vedere la nostra efficienza. Anche qua sono state fatte le qualità di segnalazione, ecco che sempre abbiamo non il 50 ma il 43%, il 41% pari a 43 le morosità che hanno, ecco, c'è da dire, sono le morosità che hanno dovuto hanno avuto bisogno non solo del richiamo con una lettera ma addirittura con un invito da parte dell'ufficiale giudiziario. Ecco quindi l'indice di cui dicevo prima di un malessere effettivamente reale. Poi abbiamo un quarto all'incirca di segnalazioni da parte di privati e società, circa il 20% dai comuni, 5 dalle procure, diciamo che quasi tutti e 5, meno un paio, sono sempre da collegare a infrazioni segnalate dai comuni. In Arcassa sono rimaste, ma sono sospese, come vi dicevo prima, perché non ci sono indicazioni dal CNA in merito, e penso che non ci possano essere, visto che se sono contenziosi in atto. E poi ci sono segnalazioni da professionista a professionista, sia del nostro ordine che da altri ordini. Ecco, io direi che appunto questa è la conclusione della nostra, è inutile andare a ripeterla. Volevo in ogni caso, e sarò sempre molto rapido, fare una raccomandazione e in ogni caso una segnalazione. In modo particolare fra i colleghi giovani, l'attività concorsuale è un'attività molto praticata e sicuramente anche molto utile. Ecco, vorrei richiamare i colleghi al comportamento etico nei confronti proprio di questa attività, sia come partecipanti, quindi gareggianti, quindi i concorrenti, veri fra coloro che rispondono, ma anche ai componenti, ai colleghi componenti di giuria, vuoi come rappresentanti dell'ordine, vuoi come rappresentanti dell'amministrazione che ha bandito il concorso, vuoi anche coloro che partecipano alla redazione del bando. No? È chiaro che tutti coloro che sono componenti della giuria a vario titolo, sia anche coloro che hanno partecipato alla stesura del bando o che abbiano semplicemente fornito della documentazione per quel bando specifico, debbano astenersi dal partecipare. Abbiamo avuto casi in cui
il contenzioso ha portato a effetti anche disastrosi rispetto proprio allo spirito del concorso. Io direi che chi ha maggiore forse anche responsabilità sono i tecnici comunali, che spesso hanno un grande ruolo nella gestione dei bandi e quindi dovrebbero essere i più accorti e sensibili a questo tipo di attività. Sì, certo, il nostro codice deontologico regola questa attività concorsuale con questo articolo 16 e relativi 5 commi, però è tutto il sistema dell'articolato deontologico che a questo punto rientra, perché effettivamente i risvolti sia in relazione a quello che accennava prima Sergio, alla verità, alla lealtà e ai rapporti con gli altri colleghi emerge immediatamente, perché si profilano frodi inequivocabilmente. Ecco, sono stato molto sintetico, spero comunque di essere stato chiaro, anche perché gli interventi che ora, anzi l'intervento che ora seguirà, ritengo sia molto importante, che è quello della presentazione dei casi ricorrenti, ed è forse appunto spunto di maggiori riflessioni. Grazie. Grazie a voi. La parola a Giulia. Buonasera a tutti. A me il compito di illustrarvi i casi pratici che abbiamo affrontato, in modo ovviamente assolutamente esemplificativo. Ho cercato di entrare nei particolari, ma fino a un certo punto ovviamente. Non troverete indicati infatti elementi che possano ricondurre ad una identificazione specifica dei soggetti interessati. Allora, solo una velocissima panoramica. Quando noi decidiamo in consiglio di disciplina, perché tutto quello che poi avete ascoltato finora non è altro che un meraviglioso preambolo riguardo le attività che noi svolgiamo praticamente nei nostri collegi e che ci porta, attività che ci porta a decidere se sanzionare o meno un collega che viene segnalato. Noi nel prendere queste decisioni, amo sempre ricordare, abbiamo il famoso codice deontologico di cui si è già abbastanza parlato finora, che è composto da una serie di articoli che sono quelli che vengono menzionati nel dispositivo finale che noi scriviamo quando sanzioniamo un collega. Abbiamo poi le linee guida che sono emanate dal Consiglio Nazionale degli Architetti, che ci danno la traccia di come svolgere il procedimento vero e proprio. Poi continuano ad emanare tutta una serie di circolari esplicative sempre sullo stesso tema o su altri temi, è sempre il Consiglio dell'Ordine che ci dà queste direttive. E poi dobbiamo considerare anche alcuni aspetti che, se non sono presenti in tutti questi documenti, prendiamo direttamente dal Codice Civile. Vedremo poi nei casi come si articola la questione, come si articola questo discorso nell'applicazione pratica. Un velocissimo preambolo riguardo la relazione che c'è tra il procedimento disciplinare e il procedimento penale. Finora i miei colleghi vi hanno ampiamente spiegato come si può incorrere in questo tipo di, diciamo, problematica. Noi quando decidiamo in deontologia non dobbiamo per forza, soprattutto quando apriamo un procedimento ex novo, perché la questione già cambia quando ci sono procedimenti aperti prima dell'entrata in vigore di questo codice e prima della formazione dell'istituzione del Consiglio di Disciplina, noi in quanto consiglio disciplinare possiamo decidere indipendentemente da quella che è la procedura penale. Indipendentemente significa che se anche l'azione ha un risvolto penale, possiamo
agire anche prima dell'emissione della sentenza, possiamo noi erogare una sanzione o non erogarla prima della sentenza del giudice, oppure possiamo anche oppure possiamo procedere addirittura in anticipo rispetto al procedimento penale. La nostra decisione comunque può essere totalmente svincolata da quella che è la sentenza del giudice. Ovviamente c'è una questione particolare che noi dobbiamo tenere sempre presente nel momento in cui i fatti che sono accertati, queste sono le nostre linee guida che ci impongono di tenerlo in considerazione, questo aspetto fondamentale. Nel momento in cui l'oggetto del procedimento disciplinare è esattamente lo stesso della procedura penale, e i fatti che vengono affrontati sono gli stessi, noi dobbiamo attenerci alla ricostruzione fattuale che fa il giudice. Per cui dal momento che si può procedere con una serie di articoli contenuti nel codice deontologico ed esaminando una serie di comportamenti che non è detto coincidano con i fatti ricostruiti dal giudice, noi siamo molto attenti nell'erogazione della sanzione a considerare se esiste o meno questa reciprocità, questo rapporto. Un'altra cosa molto importante è la prescrizione dell'azione disciplinare. Sappiate che le nostre linee guida non danno un termine preciso per la prescrizione dell'azione disciplinare. La prescrizione in realtà viene però assimilata a quella, in base a giurisprudenza, a sentenze di Cassazione, viene assimilata a quella stabilita per analogia iuris in 5 anni. La nostra prescrizione, vi ricordo, decorre dal momento in cui viene commesso il fatto. Le nostre linee guida ci dicono quindi che in pratica noi possiamo considerare in linea di massima il termine prescrittivo dei 5 anni, mentre per casi particolarmente gravi abbiamo facoltà di valutare se l'illecito può essere perseguito anche oltre questo tempo stabilito. Quindi sono le circostanze del caso concreto che dettano che ci daranno motivazione o meno per procedere in questo senso. Le nostre sanzioni sono l'avvertimento, la censura, la sospensione e la cancellazione in ordine di importanza. La cancellazione, che è la sanzione più grave, dura 2 anni, al termine dei quali chi viene cancellato può fare domanda per essere reiscritto all'albo. Chiaramente nel caso in cui sia stato condannato comunque non può chiedere la reiscrizione all'albo prima di aver ottenuto la riabilitazione. Allora, una cosa importante che molti mi hanno chiesto di esaminare l'aggiornamento sono le sanzioni di cui si parla tanto ultimamente, che dovrebbero riguardare chi non è riuscito a fare l'aggiornamento professionale obbligatorio, quello in scadenza quest'anno. Allora, purtroppo ad oggi quello che è ancora valido è questo famoso articolo 7 del DPR del 2012, che ha istituito l'obbligo di formazione professionale, di aggiornamento e sviluppo professionale continuo. Questo articolo 4 dice che costituisce un illecito disciplinare la violazione di questo obbligo, quindi in teoria chi non ha i crediti formativi nei termini, chi non ha acquisito i crediti formativi nei termini prestabiliti fa una violazione disciplinare. E infatti in questa specie di circolare, in questa relazione che ci è stata inviata nel 2015, all'articolo 8, il Consiglio nazionale dice proprio che l'ordine territoriale, cioè noi, tramite il Consiglio disciplina, ancora noi, valuta l'inosservanza di questo obbligo formativo
e dà la possibilità, questa è una cosa molto importante, all'iscritto di ravvedimento operoso nel termine di 6 mesi. Quindi sappiate che noi ancora non abbiamo deciso in che, come operare, comunque vige questo termine, diciamo, questo bonus di 6 mesi dalla scadenza triennale, che significa che fino a giugno chi non è riuscito, noi vi invitiamo assolutamente caldamente a acquisire questi crediti formativi entro dicembre 2016, sappiate che c'è questa possibilità di sforare fino al giugno 2017. Allora, vediamo adesso i casi ricorrenti. Ho qui elencato 6 casi, abbastanza, di cui ce ne sono un paio abbastanza particolari, che spero siano poco ricorrenti perché sono veramente articolati e molto dolorosi, ahimè, per i colleghi. Cominciamo a vedere prima la questione della... abbiamo la segnalazione della Procura, per fortuna ne abbiamo affrontato soltanto uno, la segnalazione del Comune, parliamo sempre di abusivismi edilizi in questo caso, e poi un'altra segnalazione del Comune, non per abusivismo edilizio ma per professione abusiva, poi vedremo perché. Abbiamo poi la classica segnalazione del vicino, e poi questo è un caso particolare di cui parlerò dopo, veramente il più articolato, che parla di questo rapporto assolutamente conflittuale tra committente e architetto, che ha avuto dei risvolti più che dal punto di vista deontologico, dal punto di vista proprio risarcitorio, abbastanza importanti per il nostro collega. E poi una segnalazione per una operazione di subentro mal gestita da un professionista all'altro. Vediamo subito la segnalazione della Procura, in cosa consiste. In pratica il professionista cosa fa? Indica, e qui ci troverete l'esemplificazione pratica di tutto quello che è stato detto in precedenza dai miei colleghi, trasportata in un caso proprio pratico affrontato. Il professionista cosa fa? Nel disegno indica una quota di imposta del tetto, un'altezza. Il tecnico comunale, durante il sopralluogo, redige il verbale in cui purtroppo evidenzia la difformità del disegno con lo stato dei luoghi. In pratica il tetto era più alto di 20 cm in soldoni. Cosa succede? Che parte tutta quanta la trafila segnalazione alla procura prima ancora del procedimento disciplinare. Il Comune evidentemente non ha segnalato subito, come poteva fare, alla commissione disciplinare, magari era anche, può darsi che fosse un caso magari non di epoca antecedente la nostra istituzione, l'istituzione del Consiglio di Disciplina. Si svolge il procedimento penale, e che porta ad una condanna dell'architetto. Infatti, e qui ritorna il discorso di prima, nella sentenza il giudice scrive proprio che quello che è stato detto prima dai miei colleghi, che il progettista, il tecnico asseverante progettista DL, è un esercente un servizio di pubblica necessità, ex articolo 359 del codice penale, e in base all'articolo 29,3 del testo unico dell'edilizia. E quindi ritorniamo al problema della falsa attestazione. Il dispositivo del giudice conteneva proprio questi articoli. Io qui ho riportato esattamente quello che ha scritto il giudice, che è esattamente quello che hanno detto prima tutti i miei colleghi. Quindi il nostro collega ha praticamente, nel ruolo di pubblico ufficiale del Comune, ha dichiarato in DIA cose che non erano, ha realizzato opere che non erano conformi alla DIA e al progetto allegato alla DIA. Infatti qui ho riportato gli stessi articoli di cui hanno già parlato i colleghi, codice penale, articolo 481 359, non sto a ripeterveli perché sono gli stessi già elencati prima nelle slide, probabilmente quando poi vi saranno inviate avrete il riassunto di tutto,
E il, ancora l'articolo 23 della DIA era una DIA, il professionista aveva, la sentenza parlava espressamente di DIA perché la pratica contestata era una DIA, ma sarebbe stata la stessa cosa se si fosse trattato di qualunque altra pratica edilizia contenente asseverazione. Quindi l'articolo 23,6 parla proprio del riscontro da parte del dirigente del comune di queste condizioni, di queste conformità e l'obbligo di informare l'autorità giudiziaria e il Consiglio dell'Ordine. Cosa succede? Che questo è ancora l'articolo 29 che parla delle responsabilità, già esaminato prima, da responsabilità del titolare del permesso di costruire, nonché progettista, eccetera. Sostanza del discorso, il nostro collega, in seguito a questa segnalazione della procura recante condanna del collega, viene sanzionato con censura in base agli articoli del nostro codice deontologico, che fanno evidentemente vanno d'accordo con gli articoli del codice penale, del testo unico elencati precedentemente. Il professionista deve rispettare la rispondenza alle norme di legge, di regolamento, e articolo 10 è un illecito disciplinare fare false dichiarazioni come quella relativa all'altezza difforme del tetto. Caso 2. Presunto abusivismo edilizio. Questa è una segnalazione del comune. Anche questa è abbastanza articolata come cosa, ma credo che sia una questione, potrebbe essere anche ricorrente tra di noi. Abbiamo una segnalazione del comune che ci invia, di solito i comuni ci inviano i loro verbali di sopralluogo dove rilevano le irregolarità, non danno nessun'altra motivazione, un verbale non perdono tempo a scrivere due righe di nota aggiuntiva, ci inviano un verbale lasciando a noi l'onere di accertare tutto quanto. Chiaramente noi chiamiamo il collega chiedendo a lui in primo luogo spiegazioni, in modo che il collega abbia la possibilità di chiarire la sua posizione e discolparsi prima possibile eventualmente. Il comune in questo verbale contesta sostanzialmente opere abusive. Nella fattispecie, come è arrivato a contestare la presenza di opere abusive? Dicendo che il tecnico aveva sbagliato a presentare quel tipo di pratica. Doveva dichiarare le stesse opere a detta del comune con un altro tipo di pratica. Cosa succede però? Noi andiamo ad esaminare in dettaglio, così di primo acchito sembrerebbe che il professionista abbia fatto un abuso così tout court. In realtà noi siamo andati ad esaminare, come solitamente facciamo, il dettaglio dell'incartamento che ci ha inviato il comune e che ci ha dato il professionista. Cosa succede? Che il tecnico aveva redatto una DIA. Tre giorni prima del termine dei 30 giorni, il comune cosa fa? Invia una mail al progettista, una mail postordinaria, dicendo che intendeva sospendere la DIA. Non invia nulla al committente. 10 giorni dopo il termine della DIA, evidentemente in questo frangente i lavori iniziano, 10 giorni dopo il termine dei 30 giorni il comune fa una notifica al proprietario dicendo: guarda, ti sospendo la DIA. E contestualmente, lo stesso giorno, mi è venuto il dubbio che avessero fatto la notifica durante il sopralluogo, fa un sopralluogo sull'immobile riscontrando la formazione di questi velux, no? Che erano stati lavoro inserito in questa DIA che a detta del comune era stata sospesa. Noi abbiamo, infatti, lo stesso giorno il tecnico comunale effettua il sopralluogo. Questo verbale che loro ci inviano è un verbale in cui si parla di opere realizzate senza titolo. Abbiamo controllato queste date, il tecnico poi ci ha spiegato che in realtà l'obiettivo del comune era poi quello di non bloccare così tout court i lavori, ma di indurlo a redigere un permesso di costruire in sanatoria, ovviamente, perché erano opere perfettamente realizzabili. Semplicemente veniva contestata
il titolo, la modalità di presentazione della pratica, non il contenuto in sé del lavoro, tant'è che infatti il tecnico ci ha comunicato poi che pochi giorni dopo che aveva presentato questa sanatoria che aveva ottenuto regolarmente, ovviamente pagando il doppio degli oneri previsti, ovviamente. Quindi, esatto, noi esaminando tutta la questione temporale, il comportamento del tecnico e anche le modalità di comunicazione del comune, che non sono state così chiare, non c'era ancora traccia di procedimento penale, di segnalazione in procura, non abbiamo avuto traccia di nulla. Abbiamo in autonomia deciso di archiviare il caso perché il comune non ha... La questione riguardante le modalità di presentazione della pratica in sé è una questione abbastanza particolare che si sposta su un ambito legale. Visto che c'erano anche delle problematiche di notifica da parte del comune abbastanza chiare, cioè l'unico nel verbale che loro ci hanno inviato era il primo elemento che risaltava all'occhio. E messe insieme tutte queste cose non contenevano non fornivano un appoggio legale tale da confermare l'effettivo abuso edilizio. Noi abbiamo deciso di archiviare la questione e non procedere nei confronti del nostro collega perché la segnalazione del comune, che ripeto era semplicemente una trasmissione di verbale senza ulteriore motivazione, non ci è sembrata sufficientemente circostanziata a carico del professionista. D'altra parte la segnalazione con una mail ordinaria lascia il tempo che trova, la sospensione dei lavori, non entriamo nel merito legale perché non è il nostro compito, ma è quanto il comune ci ha comunicato queste date, cioè sono state le affermazioni del comune, non del professionista, a farci fare questo tipo di ragionamento. Caso terzo, e questo è molto più semplice ma purtroppo peggiore, con risvolti più negativi per il collega. Il comune ci segnala praticamente che un progettista ha depositato una pratica edilizia, non entra nel merito del contenuto della pratica edilizia. Purtroppo il professionista aveva avuto già una sospensione, era stato sospeso da noi perché non aveva versato la quota annuale di iscrizione all'ordine. Quindi cosa succede? Attenzione, quando noi abbiamo sollecitato in tutti i modi, purtroppo dobbiamo procedere. Quando non si versa la quota di iscrizione, noi dopo numerosi solleciti, dopo l'invio di raccomandata con ufficiale giudiziario, dobbiamo prendere una decisione. La decisione è la sospensione, ma questo è stabilito proprio dalla norma, non è a nostra discrezione, non c'è giustificazione che tenga. Quindi era uno di quei professionisti destinatario di provvedimento di sospensione e ahimè ha firmato una pratica edilizia durante il periodo della sospensione. Chiaramente nel momento in cui il professionista sospeso paga, la sospensione viene revocata, ma in quel periodo se si deposita una pratica con la propria firma si fa un illecito, un altro illecito disciplinare. Infatti abbiamo l'articolo proprio che parla chiaramente di presupposto fondamentale per l'esercizio dell'attività professionale che è l'iscrizione all'albo, ma se io ti sospendo non sei iscritto, non puoi firmare, non puoi depositare nulla. Questa è una situazione che porta automaticamente alla cancellazione dall'ordine, perché oltre la sospensione oltre la sospensione c'è la cancellazione. E infatti il comma 1 dell'articolo 4 parla di condizione fondamentale iscrizione all'albo, il comma 2 esercitare l'attività senza titolo professionale. Il comune sapeva che era sospeso perché la sospensione viene comunicata, la sospensione è scritta sull'albo, adesso non so se parte la comunicazione a tutti i comuni, probabilmente sì. Cioè non contate sul fatto che la mano destra non sa quello che fa la mano sinistra, perché purtroppo sono...
dalla sospensione in poi parte una comunicazione al mondo intero, al mondo intero. Quindi, ahimè, questa è la nuda e cruda realtà. Segnalazione dal vicino. Il vicino, allora, ci arriva una segnalazione non dal comune, ma da una persona fisica, il vicino dell'architetto, che ha realizzato quest'opera nel terreno adiacente. Il vicino ci dice che questo architetto ha realizzato un recupero di sottotetto, sopraelevando, facendo delle modifiche in facciata, aprendo delle finestre sostanzialmente, e ci dice: guardate che noi aveva concordato con me questa sopraelevazione perché mi aveva chiesto di poter aprire queste finestre, ma credo che ci fosse un problema di distanza, di distanza inferiore a 10 metri. Quindi si era fatto, giustamente il tecnico, rilasciare questa autorizzazione scritta col progetto firmato dal vicino. Però nella fattispecie, poi in pratica, quando è andato a realizzare l'opera, dice: io ho visto che il disegno che mi aveva fatto firmare non corrispondeva al disegno realizzato e neanche al disegno depositato in comune, nel senso che c'erano delle variazioni, la sostanza era quella ma c'erano delle variazioni. Quindi falsa dichiarazione, ritorniamo agli articoli di prima, falsa dichiarazione: tu mi hai depositato un disegno, mi hai fatto firmare, hai fatto l'accordo con me su un disegno che non è quello che poi hai realizzato. E qui la contestazione ci sta tutta, cioè, visto così, il tecnico, il nostro collega, è meritevole di sanzione. Andiamo ad esaminare poi la questione in dettaglio, perché lo chiamiamo, ci facciamo dare tutta una serie di spiegazioni. Scopriamo che in pratica, guardando le carte, era proprio così. Ma l'opera era stata regolarmente autorizzata dal comune. E il vicino, quest'opera, questo lavoro risaliva a molti anni fa. Cioè non è una cosa recente. Il vicino dice: oh, mi sveglio oggi, vedo due finestre che non c'erano, ti vado a segnalare. Non è andata proprio così. Erano passati ben più di 5 anni. Il vicino, accortosi di questa discrepanza, aveva tentato tutta una serie di approcci di varia natura con il proprietario dell'immobile, con l'architetto, eccetera, con il comune, senza mai avere il ristoro che lui chiedeva. Alla fine, passati anni, ha deciso di, oltre 5 anni, ha deciso di venire in deontologia. Allora, esaminando tutta la questione, abbiamo deciso che, visto che il vicino era al corrente della questione da ben oltre 5 anni e non poteva negare di non essere a conoscenza dell'illecito, perché era il suo dirimpettaio, non poteva neanche usare come attenuante, ma ne sono venuto a conoscenza dopo. Lui ce l'aveva lì di fronte la casa, appena ha visto l'illecito poteva tranquillamente muoversi. Se non si è mosso per 6-7 anni ci sarà stato un motivo di qualche natura che non vogliamo indagare. Per cui abbiamo deciso in questo caso di applicare la prescrizione dei 5 anni, dal momento che facendo una valutazione molto molto semplicistica, se fosse stato veramente un danno così grave, così vistoso, il comune avrebbe bloccato la pratica edilizia e soprattutto il vicino si sarebbe lamentato istantaneamente. Infatti abbiamo archiviato il caso per prescrizione dei termini dell'azione disciplinare. Questo è il caso secondo me più interessante di tutti, che credo non vi sia mai capitato e spero non vi capiti mai, e vi consiglio caldamente di fare di tutto per non farvelo mai succedere, accadere. Allora, una società che ha commissionato un progetto ad un architetto, ad un nostro collega, ci invia questa segnalazione. Una segnalazione assolutamente articolata. Ho fatto fatica anche a riportarla in slide, perché contestava una quantità di articoli infiniti. Mancanza di lealtà nei confronti del collega, totale proprio disattenzione nei confronti del committente, danni materiali, insomma una cosa infinita.
è importante capire, abbiamo fatto molta fatica in collegio a ricostruire come si fosse arrivati a questa situazione, perché poi la questione deontologica era legata ad un permesso di costruire. Cosa succede? Che il committente ha commissionato un lavoro, l'architetto si è fatto rilasciare il permesso di costruire, da questo momento in poi, regolarmente rilasciato, da questo momento in poi sono cominciati i fuochi d'artificio. Evidentemente ci sono stati degli attriti tra committente e professionista. Il committente decide di proseguire senza quel professionista e di cambiare tecnico. E qui partono tutte le questioni. Ovviamente, cosa succede? Rimane in sospeso una questione economica. Non era stato corrisposto il saldo di questo progetto. E questo, è una cosa abbastanza capibile, non comprensibile, ma diciamo è un caso che siamo abituati a sentire. Il tecnico, cosa succede? Che partendo dalla questione della mancata liquidazione della sua parcella e considerando il fatto che il tecnico subentrante aveva evidentemente preso il suo progetto, l'aveva ricopiato e ridepositato, credo con qualche minima variante, ma sostanzialmente integro, firmandolo. Il tecnico sostituito, tutelare tutti i suoi diritti, sia quello del giusto pagamento, del rispetto dell'accordo con il committente, e sia quello del diritto d'autore, si attiva con 1. Decreto ingiuntivo per chiedere il saldo e ottiene tra l'altro anche la provvisoria esecuzione del compenso che non era stato pagato fino a quel momento. E 2. Attiva un'altra causa nei confronti del tecnico subentrante per plagio, per diritto d'autore. Ottiene in entrambi i casi sentenza favorevole, cioè ottiene il decreto ingiuntivo con una provvisoria esecuzione e ottiene, credo sia forse la prima sentenza in Italia sul diritto d'autore per un architetto. In pratica si vede riconosciuto il diritto di prelazione su quel disegno. Il committente cosa fa a seguito di questa sentenza? Non aveva ancora cominciato i lavori nel frattempo, perché c'era tutta questa situazione da sistemare. Il committente, in ottemperanza di questa sentenza, con il nuovo tecnico decide di ripresentare un nuovo progetto, evidentemente cambiato nella sostanza, in modo da bypassare il problema del diritto d'autore. Tra l'altro il tecnico che aveva redatto il primo progetto, il nostro collega, aveva segnalato l'altro collega in commissione nel suo consiglio di disciplina per aver copiato il progetto. Quindi c'era una situazione intricatissima, un rapporto intricato tra committente, professionista subentrante, e le accuse erano infinite. Cosa succede? Che dopo queste due sentenze la storia non finisce. La società committente, evidentemente con le spalle molto forti da un punto di vista legale, fa opposizione al decreto ingiuntivo. E ottiene, nel frattempo non vi dico quanti anni sono passati, ottiene una sentenza, in sentenza di primo grado, l'annullamento del decreto ingiuntivo. E ottiene addirittura, perché ha motivato in tal modo l'opposizione al decreto ingiuntivo, da ottenere che gli fosse restituita l'intera parcella versata al professionista. Allora, questa è una storia che noi abbiamo esaminato quest'anno, ma il progetto iniziale risale al 2007. La cosa particolare di questo caso, che ci ha abbastanza stupiti e si riallaccia ai casi spiegati in precedenza, agli aspetti legali affrontati in precedenza dai miei colleghi, è che come si è arrivati a questa sentenza di restituzione dell'intera parcella? Nell'opposizione al decreto ingiuntivo, vista la complessità della questione, è stato nominato un CTU. Il CTU ha accertato, nonostante il progetto fosse stato regolarmente, fosse ancora oggetto di permesso di costruire regolare, il comune non ha mai annullato il titolo, mai.
Il progetto non è mai stato realizzato, quindi parliamo di un progetto su carta. Bene, il CTU, io ho letto per mio diletto, noi in collegio abbiamo letto questa meravigliosa CTU con una serie di argomentazioni ritenute valide dal giudice, e questo che è l'aspetto importante per noi, secondo me, ha ritenuto di affermare che il progettista era stato negligente e quindi aveva, pur ottenendo il permesso di costruire, preparato un progetto che ai fini del committente gli avrebbe solo causato danno. Per fortuna il giudice non ha riconosciuto il danno perché l'opera non era costruita, il comune ancora oggi non ha mai ritirato il titolo esecutivo. La cosa meravigliosa che ho trovato tra le righe è che a un certo punto il CTU dice, dopo aver condannato in pieno il comportamento del tecnico, dice che, siccome era un problema di altezze, no? Che tutto sommato quel progetto, anche qui, poteva essere realizzato alla fine, ma quello che non andava era la modalità con cui è stato chiesto, con cui è stato presentato quel progetto. Cioè, bisognava chiedere un'apposita deroga con un'apposita procedura, anziché un permesso di costruire, che il comune invece ha ritenuto valido. Cioè, non so se rendo l'idea, il CTU ha contestato non solo l'opera, e siamo in ambito civile, non siamo al TAR, perché infatti i titoli si annullano al TAR. In ambito civile, in un CTU, in una posizione a decreto ingiuntivo, è riuscito a dimostrare con tanto di accondiscendenza del giudice che il nostro collega ha lavorato male sul progetto. Il giudice ha pienamente sposato la tesi del CTU, dicendo che effettivamente quel comportamento assunto dal progettista era da condannare, e che il fatto che il comune non avesse annullato il titolo non significava nulla. Il giudice ha scritto proprio questo, per cui noi abbiamo preso atto, noi abbiamo esaminato il tutto. Allora, innanzitutto abbiamo questa segnalazione, in realtà ci è pervenuta dopo molti anni. Il fatto in sé, il progetto, il contenzioso partiva dal 2007, siamo nel 2016, ho detto ragazzi siamo al decimo anno. Cioè, se non è stato sufficiente litigare in tribunale, in deontologia prima, perché poi c'era un susseguirsi di segnalazioni tra colleghi. Noi abbiamo preso atto di tutta questa situazione e anche del fatto che comunque c'è stato un inasprimento dei rapporti tra collega e committente dovuto proprio a tutta questa sequenzialità di procedure del tribunale. Noi in questo caso, nonostante la sentenza di primo grado, abbiamo, trattandosi di questioni ormai risalenti a quasi 10 anni fa, e visto che c'è tutta una questione relativa all'annullamento del titolo edilizio che non è stata affrontata compiutamente, comunque il CTU e il giudice hanno fatto delle affermazioni che noi in qualche modo siamo vagamente in grado di comprendere, no? Allora, abbiamo deciso di archiviare il caso perché comunque è una questione risalente a tantissimi anni fa, comunque siamo ad una sentenza di primo grado, comunque questa questione andrà avanti ancora per anni. Chi ci ha rimesso di più probabilmente ad oggi è il nostro collega, che ha avuto una richiesta di risarcimento danni di centinaia di migliaia di euro. Non è un vero e proprio risarcimento danni, è una restituzione di parcella con tanto di spese legali e tutto quanto il resto. Noi ci siamo comportati utilizzando la questione, utilizzando il termine di prescrizione, perché se questi continuano così, continueranno a farsi causa per altri 20 anni, per cui è stato già sufficiente così. Segnalazione di collega, credo che sia l'ultimo, di collega per subentro nell'incarico di DL. Molto simpatico questo. Il committente cosa ha fatto? Nella stessa giornata ha inviato una mail, queste meravigliose mail che generano chiarezza e sono inequivocabili. Il committente invia una mail con revoca dell'incarico ad un tecnico.
Nello stesso momento invia la mail al secondo tecnico incaricandolo di subentrare come direttore dei lavori. Peccato che il primo tecnico non legge la mail. Quindi va in cantiere regolarmente al mattino, non legge la mail con cui è stato destituito, il secondo tecnico, il subentrante, il pomeriggio va in cantiere anche lui. E quindi l'impresa dice, oddio, ho due direttori dei lavori. Chiaramente cosa succede? Che comincia il contenzioso, loro si chiariscono ovviamente, cominciano a parlare, ma dopo questo disguido e il nostro, il tecnico subentrante viene segnalato alla commissione che in questo caso decide di intervenire, semplicemente perché c'è un articolo molto chiaro che è vigente, il fatto è di ieri, non è di anni fa, non c'è nessuna scusante. Il professionista che assume un incarico affidato ad un altro collega deve, ricordatelo, deve, perché questo è fondamentale, si rischia di cadere in errore abbastanza facilmente, non solo deve ricevere l'incarico dal committente e chiedere al committente se è tutto a posto, se è stato tutto comunicato al collega, ma deve informare per iscritto il collega, cioè bisogna che chiunque di noi subentri ad un altro collega prenda contatti con lui. Non si presenti in cantiere così di punto in bianco dicendo ho la nomina del committente, non è sufficiente. Bisogna fare le verifiche opportune in prima persona con il collega subentrante, altrimenti si viene sanzionati, chiaramente è semplicemente un avvertimento, con l'articolo 19 che parla proprio di questo. Il professionista, prima di svolgere l'incarico, deve verificare in contraddittorio, talvolta anche il comune ci chiede di depositare delle relazioni attestanti in contraddittorio, firmate da entrambi, lo stato dei lavori lasciato dal dimissionario e trovato dal subentrante. Il professionista deve verificare in contraddittorio le prestazioni già svolte al fine di definire le responsabilità e salvaguardare i compensi maturati fino a quel momento. Il professionista sostituito deve però a sua volta, attenzione perché se il committente vuole sostituirvi, non deve, il professionista sostituito deve adoperarsi per far avvenire questo subentro senza pregiudizio, quindi non si può neanche tergiversare troppo e ostacolare con scuse varie il subentro del nuovo professionista, salvo i diritti d'autore di cui prima. Fine della relazione.